Grand Prix de México. Estamos aquí para la F2. Ci Vai, siamo, bello, ci ragazzi, ci siamo. siamo. Che bello, che Estamos aquí bello. para este Grand Prix muy importante en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Mamma mia, si vede che sei Mamma mia. acculturato, Filo. Quanto ne Grazie, sai? grazie a tu, grazie a tutti, Dai, grazie. buonasera a tutti, ragazzi. Buonasera, Ciao, ciao, buonasera. ciao, ciao. Sapete già tutti dove siamo, no? Formula 2. Round numero 6 per questa Formula 2 che ci sta regalando un po' di emozioni, non poche, soprattutto con le ultime gare. Siamo qui in Messico, come ho detto al commento, come avete già capito, c'è Filo Ago, buonasera Filo, ciao, Buonasera, buonasera. ciao. E il Greve, mi ha dato l'incarico di diffondere la Salve, voce. buonasera, buonasera. Sempre un Vedo piacere essere carichi, qui con vedo voi. carichi. Allora, partiamo col dire subito un paio di cosette, ovvero, innanzitutto, primo piccolo, grande, come vogliamo dire, colpo di scena. James Hunt non sarà presente alla gara del GP del Messico. Attenzione, primo grande colpo di scena, la McLaren verrà sostituita da Come? Obersagliere. Davvero? Me l'ho Sì. perso. Primo Obersagliere oggi assente. sostituirà il Simo assente che perderà quindi dei punti in campionato da prima Siamo in posizione. 19, E siamo in giusto? 19, si arriverà. Deve arrivare. In so, no. Chi è Deve davanti a te? arrivare Pierpez, mi sembra, Pierpez, forse. pilota Pierpez arriverà durante le Mercedes, sì. qualifiche. Ok. E soprattutto, come potete vedere, qualifiche brevi, perché oggi per la F2 tocca la sprint race. Tocca la sprint race e questa sarà una bella cosa da vedere, si spera, perché in F2 abbiamo visto ritiri non pochi nelle ultime gare. Come la vedete voi, dai? Fatemi un quadretto generale. Allora, facciamo prima parlare il buon Pietruccio, insomma. Sì, vi do Vai, la vai, vai. mia zona un po' caciarona. Allora, secondo me Messico intanto è una pista abbastanza complicata, è piena di problemi durante la gara, forse in qualifica non se ne rende molto conto, però in gara puoi capire quanto è difficile spingere, quanto è difficile non prendere penalità e tutto quanto. Quindi bene o male in gara prevedo qualche safety, non di troppo, però qualche impegno ci sarà. Detto questo, io voglio tifare in quest'oggi per un Alfa Romeo, ovvero Stefano 92 Shark, perché nonostante tutto sta facendo valere l'hard work, che è l'impegno del pilota. Magari non splende troppo rispetto agli altri, però oggi mi voglio confidare con lui. Confido nella sua Alfa Romeo, spero che faccia un'ottima gara e che faccia vedere un po' in pista un passo diverso. Ok, Bravo. terminato il periodo caciara di Di Pietro, fanservice, cominciamo con Pietro. Fanservice. il fanservice di Pietro con Stefano Bersaglieri, Pietro Shark. secondo. Partiamo invece con col mio pippone solito sulla tecnica. Allora, Messico, Peuchi, Peuchi si è pista. girato, però non Sì, spacca. lo sto vedendo purtroppo tutto in differita dalla live, però. Puoi continuare, Quest'oggi puoi continuare. tocca a me l'ardua sentenza, diciamo. Intanto Ale deve essere primo tempo. E stavo dicendo, Messico pista molto particolare, che mischia veramente tantissimi tipi di settori mischiati tutti nella stessa pista, perché abbiamo probabilmente uno dei rettilinei più lunghi del campionato, sicuramente forse a livello di lunghezza rettilineo è il più lungo, Forse dopo ma Cina, non è... secondo me. Ma no, forse... Credo sia più lungo della Cina, credo che sia più Mamma mia. lungo, è un rettilineo veramente eterno. Non è, sicuramente non è la zona più lunga nella quale si sta a full gas, perché quella lì è indubbiamente il rettilineo con la chicane di mezzo che si fa in pieno di Baku. Però sicuramente è una pista nella quale bisogna fare un mix di mille zone della pista diverse che chiedono un assetto completamente diverso, un modo di guida diverso, un tipo anche di approccio alle curve diverso, perché il primo settore devi essere aggressivo, devi aggredire i cordoli senza esagerare, devi avere una buona trazione ma una macchina reattiva. Nel secondo settore devi avere una macchina estremamente precisa e stabile, ma allo stesso tempo anche reattiva, perché e se no, nella zona dello snake si perde
perdere la traiettoria, è molto semplice, soprattutto se si ha una macchina un po' lenta nei cambi di direzione, bisogna remare veramente tanto, considerando che anche con il taglio curva è molto 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 difficile questa pista. E l'ultimo settore è veramente è un toboga, sembra quasi un cittadino per quanto le curve sono strette, secche, e che la macchina tende proprio ad avere delle inerzie incredibili. Fai fatica a buttarla dentro in curva, soprattutto nella curva sinistra dello stadio. Inserisci e la macchina non entra in curva, la macchina tende ad andare dritta, hai tantissimo sottosterzo, il posteriore che spinge sull'anteriore, ti trovi ad avere il volante completamente a pacco e sentire la macchina che non gira. Quindi lì devi essere perfetto nel punto di frenata, sacrificare l'entrata per poter chiudere bene la curva, perché subito dopo c'è la Peraltada, che è una curva difficilissima e nella quale se ci si lancia male sul rettilineo si va a perdere un'infinità. Ok, grazie per il pippone. Abbiamo finito con quella grande discussione di filoago, direi più un flusso di coscienza, però ci ha fatto capire bene come si sviluppa questo circuito. Guardiamo un po' però anche i primi Forse tempi, esagerato, dai. guardiamo però anche i primi tempi, perché innanzitutto ricordando che con le qualifiche brevi spesso i tempi vengono un po' migliorati di solito che in una qualifica completa, ma soprattutto questo ha dato l'opportunità a tutti i piloti, quindi anche coloro che magari sono più spesso eliminati nelle zone di Q1 e Q2, di approfittare per guadagnare tante posizioni in una qualifica che spesso magari va male. Quindi da tenere d'occhio questo tipo di qualifiche, innanzitutto perché tutti avranno la rossa, penso che sia scontato dirlo, perché abbiamo una gara di 5 giri, abbiamo una qualifica breve nella quale tutti si giocano tutte le posizioni, quindi usare una gialla è veramente ostico, è veramente No, difficile questa cosa. no, 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 non è che è No, non è ostico, è ostico, è inutile, proprio è su, sì, è inutile. inutile, nel È senso la gira non inutile, è serve a totalmente nulla qui. inutile. E anzi, la cosa che secondo me, forse per come la penso io, forse l'unica cosa positiva di questa sprint race è il fatto che consente a tutti, nella gara ufficiale, di partire con la gomma che vuole. Quindi si dà soltanto peso alla scelta del pilota. Quindi magari non è una scelta, magari chi si trova sul filo, magari ottavo, nono, decimo, che all'ultimo secondo decide no, mi tocca mettere la rossa, se no parto indietro, questa cosa non c'è. Se tu vuoi partire con gialla, puoi partire con gialla, sia che tu sia primo, sia che tu sia ultimo. Questa è forse l'unica cosa che per me, che questo tipo di sprint race non mi entusiasma, no? Così come Ma mi infatti entusiasma stiamo quella nella valutando, realtà. comunque si sta valutando di fare un eventuale 25%, perché in quel caso hai la scelta di Sono poter tutte decidere se fare una gialla o una rossa poi. Ma sono tutte valutazioni che si valutazioni può. ancora, sì. Ma comunque, quello che è bello è che nella gara effettiva puoi scegliere tranquillamente la tua strategia a prescindere dalla gomma con Posto la quale hai di griglia, terminato, sì. dalla gomma con la quale hai terminato la Mamma sprint, mia, perché che casino che c'è qua. sì, ultimo settore pare veramente Monza 2019, però. Peccato effettivamente perché Pirelli stava facendo un giro e purtroppo ha E tagliato. c'è anche Vediamo se si Kevin rilancia. che si è ritrovato 40 persone davanti, infatti il tempo non sembra eccezionale così. Si è migliorato, ma rimane con un 16,8 abbastanza alto. Vediamo che per adesso i tempi sono i 15,3 di Ale De Best, un Che l'ha fatto 15,4 comunque di 4 minuti Awoszek. fa, ecco. Che non è E a male. vedere, sì. diciamo, un bel gruppo di centrale a partire da Zacks, che per adesso è sesto, veramente come al solito Zacks, sempre più incredibile nelle sue qualifiche. Con Ema anche Sta fino veramente migliorando tanto Zacks quest'anno, sta mostrando veramente tanta tanta velocità. Aia, aia Prince, aia Prince. Non so Snake. chi. Là, Allo eccolo là. Snake. Sì. Seconda curva dello Snake. Perdita di Cordolo, posteriore il probabilmente. cordolo della seconda, della terza curva dello Snake, della seconda curva dello Snake, complicatissimo. Se si Infatti ha tiene tagliato. la macchina a metà sul cordolo, metà no, a un certo punto, appena prendi lo scalino del cordolo, il posteriore si alleggerisce e parte al 100%, non c'è possibilità di riprenderlo. Quindi bisogna o stare tutto sul cordolo, piantato tutto sul cordolo, Oh no, oppure. Kevin, ha fatto un abbonamento di livello 1 con Kevin, sei carino. È vero, Mamma bravo mia. Kevin.
Bravo, grazie per Mamma mia. l'abbonamento, grazie per l'abbonamento. Grazie, Ecco grazie. Oh, Peugeot, Peggy! gasato 15 dall'abbonamento di e 3. Kevin, eccolo qua. 15-3 per Peugeot, si piazza davanti alla Rede Best. Anche lui si è tratto il Far West, guarda qua. Ecco, forse questa è una cosa che può complicare tanto la qualifica, ovvero il traffico. Non ci sarà un Q3 a soli 10 macchine, ma ce ne sarà un Q3 a 20, Esatto, è Peugeot. come gli ultimi 2 minuti, è come cosa fa No. Peugeot? Ma Peugeot? È niente, un punto patente per Peugeot, Ciao, ciao, che ciao, se ne vola ciao, ciao. così. Salutiamo il punto patente di No, Peugeot che Peggy, no. ci segue sempre. No, Peggy, ma abbonamento. cosa fai? Abbonamento. Niente, L'ho scordato di Peugeot. Dogana. Gasato Dogana. Vai, vai. Peugeot è impazzito, ha perso completamente la testa, povero Peugeot. Stavamo parlando del traffico, stavamo parlando della possibilità di trovare il traffico anche nell'ultimo settore, come abbiamo già visto, vedo già nella situazione centrale una bandiera gialla, gente che lascia andare, e questo può essere un fattore decisivo perché, anche perché rischi di annullare un giro, rischi di sbagliare qualcosa distratto da un pilota davanti a te che sta andando lento, come tra l'altro è successo proprio dai Red Bull nella realtà, insomma. Quindi Sì, sarà... Eccolo, assolutamente. 14-9! 14-9! Ale è carico, Ale è carico. Mamma mia, Alessio, la finirà Ale è sta veramente gara? La carico. finirà questa gara stavolta? Il problema è sempre quella, la domanda è quella purtroppo da fare. Ce la fa a finirla? Perché noi sappiamo che la comincia bene, ma poi a finirla ce la fa? Una Bisogna delle domande saperlo, io oggi, tra l'altro, bisogna vederlo. per colpa del fatto che le qualifiche sono brevi, non abbiamo quei 3 minuti per fare i nostri I nostri predict, i pronostici, nostri no, non pronostici. possiamo. Scegliamo Possiamo in fare i 5 pronostici per millesimi la di sprint, secondo. possiamo fare. No, scegliamo in 5 millesimi di secondo i primi tre. Io dico Ale the best, I was Jack Allen. Vai, vai, Pietro, dici la tua. Vabbè, Ale the best ormai è lì, quindi Ale the best, Oversaiere. E il terzo? Bah, Il terzo potrebbe essere quello che Jasbrim. sta arrivando ora sul traguardo, perché Raffi sta facendo un bel giro. Raffi sta facendo un bel GB, non lo so, io dico Ale the best. 14. Sì, migliore di mezzo secondo Raffi. 15-3, 15-3 Raffi. Non 15-3. male, però non so No, se ha Ale the tempo per best fare un ultimo tentativo. Vaning o Bersagliere. Dai. Ale the best Vaning Dai, o Bersagliere. Tu. purtroppo Detta. devo dire anch'io Ale the best, perché per adesso si è dimostrato un passo veramente spaventoso. Secondo posto probabilmente provo un Vaning, perché secondo me lui ha sempre dimostrato all'ultimo secondo quei guizzi che magari altri non avevano. Quindi Vaning mi aspetto anche lui una bella qualifica. Mentre per la terza posizione probabilmente ci punto Bersagliere, perché in USA aveva fatto vedere di che pasta è fatto e quanto può andare veloce. Come ha fatto a non prendere penalità su Nomad? Prost. Ok, va bene. Vabbè, Saprò come fare il giro in F1. Perfetto. no, Allora. un punto patente per filo Lo auro. abboniamo da adesso. Ciao Zax. Posso usare tutto il coso, posso usare tutta la pista lì. Ne terrò conto. Come Allora. Italia fuori dai mondiali? No. No, Bersagliere è andato fuori. Come se gli è andato fuori? Aia. Pinnato alla Aia, chicane. aia, non so se è tempo per entrare in box, 2 minuti. No, non c'è, non c'è. Direi di no, direi di no, direi di no. Qualifiche finite per Bersaglieri probabilmente, anche perché in questo momento l'aveva applicato Stefano Shark è quarto. Stefano Shark è quarto, Raffi Milanista aveva i box, quindi non penso che avrà la possibilità di fare un altro tentativo. Ale Debest esce adesso al limite. Peughi direi che non ce la fa. Intanto iniziano a ritirarsi anche un po' ai box per via del tempo che non è fattibile. Peugeot Niente. si lancia adesso. Fido, ci sei ancora? Sì, sono preoccupato un po' dal commento che ha fatto Ludo, scusa. No, andiamo a Sono Piazza andato per l'Italia. no, sono andato a vedere su un'app calcistica per vedere cosa stesse succedendo, La visto che paura. sì, questa è la paura che sale. In Questo è questo momento effettivamente il l'Italia è fuori, perché stiamo pareggiando con l'Irlanda in teoria. Con È la vero, 0-0. sì. Buono, dai. Sì. Ok. Perfetto.
Vabbè, intanto Se buonasera sentite Dragone piangere a metà gara, 62. sapete il perché più o meno. Tutto a posto, non certamente o semplicemente mi Intanto Vani vedrete in secondo, scomparire vorrei magari. dire che Vani in secondo. Vanning secondo, Red ne sa una più del diavolo, però c'è Ah, l'ho Allen. detto io Ah, Vaning. l'ha detto anche Red, Ho detto davvero. anch'io Vanning. Copiato. Ho copiato, come gli assetti. No, quello sono io che Oh, copio no. gli assetti da te. Io faccio gli No, attacchi perfetti. Allen nel primo settore, 2 decimi 8 più veloce di prima, anche se questa curva l'ha fatta un po' male, però non è Allora, male, signori, non è brutto giro quello di Allen. Vediamo un po' di on board di Attenzione, Allen. Quella Red Bull che è attenzione che io tornata sono. nera, attenzione. Sì, è tornata la Red Bull nera. Lacrime virili di gente che voleva vederla bianca per sempre. Vabbè, Intanto ma il Pelkey nero torna secondo. svellisce, va anche più veloce, E quindi. Wojciech e Wojciech Wojciech tornano terzo e secondo e Pelvi terzo. secondo. Quindi non ne so davvero. Quindi l'hai mancata. Allen, bel giro di Allen. Allemino si Si è ritira. ritirato all'Emilion, attenzione. Quindi Si è Allemino in già di. settima posizione, ma dietro lui sta migliorando. Ecco le prime bandiere a scacchi. Sta arrivando proprio Allen MKD. Con Red Bull. Raga, ha fatto un bel giro, Quarto, Allen. Sì. quarto. Taglia più veloce, taglia più stretto. Chi è Patacca, il prossimo? Chi è perché? il prossimo? Kevin si ritira Andre prima. Zach Sul sotto di 3 decimi. Andre Zach sotto di 3 decimi. Maximilian. Sì, Andrea Bello il sta primo settore di volando. Zach. Sì, Tanto sì. Sunomat Mamma mia. quindicesimo. Un po' largo forse. Asterix. L'uscita, la scodata. Oh, porca miseria. Sovra Steps in uscita, attenzione qua. Non ha Non è perso troppo, non facile. ha perso troppo, fidatevi. Qui si può tagliare di più. Zach è uno molto pulito, Qua Zach è uno molto pulito, non oserà non la sta troppo. rischiando, non la sta rischiando. Però ragazzi, valutate che al Controllate volante, quindi fa traiettorie più pulite rispetto a chi ha il Ale the pallone. best, Ale the best, consolida il primo 14-8. posto. Un pazzo. Clamoroso Alessio, clamoroso. Se la Vabbè, Peggy finisce. Wojciech gli ha. E Zach si migliora di Andrezek si pochissimo, ma non migliora di basta. Attenzione, sta pochissimo, arrivando Wojciech, ha sì. preso bandiera. Peugi, direi che il giro No, Peggy non è nel annullato giro. E tutti e hanno preso niente, bandiera, è allora finita sono così. finite, sono finite, Are sono the best, finite. Peugi e Wojciech si prendono le prime 3 posizioni. Direi che la The Best l'abbiamo beccato praticamente tutti. Sì, era abbastanza Sì, chiamato in questo momento, è in forma, ha addirittura migliorato, quindi. un po' Bene, come è chiamato il Peugi. suo ritiro in gara, occhiolino. No, No! Ah, e sto scherzando. intanto vediamo, insomma, sì, secondo voi a questo punto Peugi riuscirà a prendere la prima posizione dalle The Best in partenza, secondo Ah, voi? beh, è vero, Tutto è si vero, è gioca in vero, è vero. partenza. Tutto si gioca in Ricordiamo partenza che e ritiro in ultimissimo. Ale è anche con il volante e sappiamo quanto sia Non difficile partire con il sia, volante, esatto, vero, Red abituato. Sharkeli? È facile. Non vedo l'ora di fare così Quindi io domani. direi di fare un pronostico al volo adesso per la sprint race che dura diciamo 5 minuti, così il tempo che non finisca la sprint No, potete votare. credo Dei duri primi 3. 7-8 minuti intendi. Ah, fai uno stropolino. Alza le mani, scusa. Sì, Scusa, così e scusa. metto Alde Best 9 e Peoghi e vediamo chi dei due verrà più votato come eventuale poleman della sprint race. Ma se io volessi Chiedi. votare qualcun altro, come si fa? Scusa. Mi Si abboni. dispiace, questo è un po' anarchico come Ti idea, quindi mi dispiace. Sì, attacchi, come si suol ti dire. abboni, regali i soldi, sì, io voto lui, va bene. Esatto. E poi il gioco è andato male, se Utilizzi volete tu i tuoi abbonarvi. punticini in canale e dici io voto lui, i telecronisti ditelo. Bam. Io voto Intanto. lui. Volete fare il pronostico della Ma sprint? perché Volete fare fare? evidenziare il mio messaggio per farlo leggere ai telecronisti quando io stesso sono un telecronista e posso Ma autospammarmi la mia idea? no, no, non seguite questi esempi, anzi, utilizzate il vostro Prime siamo per buggati, in solito ha buggato tutto. Valtteri Bottas si è entrato adesso, quindi Pierpezza ha buggato tutto. No, in teoria non è bot, in teoria è in soldi, perché ancora i bog, È dite in in soldi soldi di abbandonato, va ritirarsi. bene. Ah, ecco Ma perché. chi c'è ancora in pista, scusa? Nessuno. Oh, ecco, infatti, in Nessuno. soldi stava buggando tutto. Va bene. Allora, facciamo un Se no, recap. se c'era un momento di pausa era.
Invita, invita il grave, invita. Invita il Suarez. devo fare il coso, devo fare il recap. Allora, Va Alen bene, fai primo, Peugeot recap. secondo, Ewos Jack, Alen MKD quarto, Vine in quinto, Raffi Manista 22 sesto, Stefano 22 settimo, Jesbrin Fale Milano, SS Bersagliere che conclude decimo, davanti al suo compagno di squadra Andre Zax, Mireizzo, poi con l'Aston Martin, Asterix 13-23 con l'Alfa Romeo, Brunillo Sunomat 15esimo, quindi sarebbe stato incluso nella Q2 eventuale, Kevin Diabbo 16esimo, GTS Prince ritirato se non sbaglio, non so che è successo, Dogana 2000 e Insolid. Tutti in più o meno un secondo e mezzo, se consideriamo magari qualcuno che ha fatto gli errori e non è potuto migliorarsi. Quindi, a dimostrazione del fatto che l'F2 rimane comunque una categoria nella quale in una qualifica siamo sempre molto ravvicinati, anche in gara, perché si sono sempre formati dei bei codoni. Adesso attenzione perché la sprint race potrebbe regalare emozioni, soprattutto spero positivamente. Qua vediamo i fan accaniti, i gasati, i fan della Finlandia e dell'Europa, perché la bandiera dell'Europa, i fan dell'Europa sono. Dai, dai, pronti per questa partenza? Mentre Fido è carico per l'Italia. No, no, sto vuotando lo stropolino. Sto Vota, buttando tanta vota. carne al fuoco. No, Insolis secondo me non riesce a prendere la macchina in tempo. È Perché piuttosto Pierre è Pezzo, entrato non in lobby adesso. so. Pierpaolo probabilmente può partire ancora ultimo per la gara normale. Attenzione, si spengono i semafori. Anzi, si accendono e si spengono adesso. Gas! E parte Alain de Best, è partito molto bene. Non così bene Peug, che può essere attaccato da un'ottima Red Bull che viene Ma c'è fuori la molto scia. bene. Attenzione adesso, la scia molto Per Pezzo è in potente. ritardo purtroppo. Però Alain de Best dovrebbe riuscire a mantenere la prima posizione. Attenzione all'attacco di Peug in prima in curva 1. Portano entrambi largo, ruota a ruota. Ottimo, ancora avanti Peug. Si tiene alla prima posizione, manda lungo Alessio, attenzione dietro con la Red Bull che ci potrebbe provare. Ottima partenza di Allen MKD che si trova in terza posizione. Si può infilare anche Allen MKD, Peugeot all'esterno, tira lo staccatone, passa Alessio. Bellissimo il sorpasso di Peugeot, studiato, Mamma mia! attenzione ad Allen. Esagerato sempre, Ale. Esagerato, esagerato qui, eh. Voleva fare un incrocio ai limiti dell'impossibile, ma purtroppo Comunque Pevi ha letto bene comunque in questo momento la manovra di gara, quindi complimenti anche a lui perché Ale comunque attenzione, ha non è un pilota visto. facilissimo da, diciamo, avere davanti in teoria, quindi ottimo comportamento per Attenzione, dietro c'è anche Raffi Milanese che sta cercando di guadagnare qualche lui. posizione. Sunomat Se rimanesse in perde questa posizione qualcosa qua. su Dogana e Mireizzo, anche 4 là dietro in questo momento, combattimento, diciamo lotta tra le Haas e le Ferrari in questo momento è Insolid che cerca di Comunque, seguire. vede, intanto partenza terribile di Raffi Milanista, non partiva abbastanza avanti. Raffi Sì, adesso guardiamo le posizioni, Milanista ha aspetta. perso 4 posizioni. Ha perso 4 posizioni, ottimo Peug che ha guadagnato la posizione, bene Stefano Sciacca, Bersagliere, bene, 3 posizioni guadagnate, Bene, buono Asterix, Asterix, 4. 4 Anche posizioni Prince, guadagnate, 4. anche Prince, 4 posizioni guadagnate, più fatica Mireizzo, Sunomat che hanno perso 2 posizioni, più fatica anche per Andres che ne ha perse 3, si ritrova in quattordicesima! Jesbrin! Jesbrin si gira, perde completamente l'ala anteriore. Completamente. Ma diciamo Jade, che questo serve. ormai purtroppo una costante, Jade tanto veloce quanto appeso ad un filo che rischia di rompersi in ogni secondo. Purtroppo Jade questa cosa si è abituato a vederla spesso, peccato, peccato perché come sempre raccoglie molto di meno di quello che semina. Penalità Aia! per Zax. Attenzione alle penalità perché incidono in 5 giri, le penalità incideranno non poco, E anche perché ha ma fatto il una partenza Ferrari tremenda, è tredicesimo. sta laggando tantissimo anche davanti Stefano Sciacca, e questo sta creando problemi anche a Bersagliere che fa fatica ad attaccare in questo momento. Peugeot prende vantaggio. Peugeot prende Peugeot prende molto vantaggio, vantaggio. 1 secondo e 3. Potrei aver puntato sul cavallo giusto. Attenzione ad Ewos Jack perché non è lontano da Ale The Best. E in questo momento Ale The Best bloccaccio, Sunomat attenzione. box. Penso che Ale faccia molta più fatica a gestire il ritmo piuttosto che a fare un giro tirato. Il giro tirato anche quando non si ha il. Aia! Stefano Sciacca 2 secondi di penalità. Anche quando non si ha il top della, diciamo, della confidenza, ossia un po' tirati, diciamo che
magari il giro alla morte si riesce a fare, ma poi quando si deve essere costantemente lì si fa fatica. Sì. Allora, Alebes ha recuperato un paio di decimi. Attenzione Superb. Però direi che non riuscirà ad attaccarlo, secondo me. Adesso perde ancora Sì, un'esplosione centrale. ha guadagnato un paio di decimi nelle cure più strette, ma poi appena si torna nel guidato veloce, però gli riguadagna. Stefano Shark è andato lungo. Attenzione, forse ha problemi Stefano Shark. Ha preso 2 secondi anche prima. Si butta dentro, bersagliere. Dentro la posizione. Attenzione, l'incrocio che non si verifica perché in realtà era un lag Oh di Stefano mamma Shark. mia, oh mamma mia che stanno a fare questi due, con Sì. Asterix Il che è lì con popcorn e patatine a guardare cosa succede. proprio compagno di squadra, tra l'altro, che secondo me in questo momento sta Oh, Evil perdendo. Iwasak ha Jack, eccolo, passato infatti di sorpasso con un DRS alle The 2-Rex, Best. anche un bersagliere passa Stefano Shark, è solo ma altri 2 secondi. Penso che anche Allen ci possa provare perché credo che Ale non avrà DRS. Ale non ha DRS. Allen 2 secondi E prende intanto. penalità adesso, ecco. Infatti. Allen però ha il DRS contro Ale che non ce l'ha, però credo che sia troppo lontano per passarlo. Tanto Raffi passa a Stefano Shark. Grazie per il follow, fra 07, benvenuto su Dall'esterno. Adriatic. Mamma mia, cosa sta succedendo qua dietro con anche Brunillo che... Ecco, Brunillo forse ce lo aspettavamo. Anche Wozzeck prende penalità, è pesante questa. Ha fatto un errore GT Prince, ha potato lungo Andre Zax. E qua ha perso un pochino Andre Zax il tempo nei confronti di GT Esprit, che tra l'altro anche lui la Sì, penalità. ma è stata una perdita di posteriore. Prince ha Qua cercato lungo qua. almeno di non perdere la posizione, ma non c'è nulla da vedere, insomma, di strano. È tutto a Sì, posto. sì. Attenzione a questo punto, la lotta qua perché ci stiamo addentrando all'ultimo giro, ma ricordiamo che è una sprint race. Chi potrebbe approfittare delle penalità di Allen e IWasJack è proprio Vanning, che al momento è virtualmente terzo. Sì, Sì. IWasJack Vanning sta facendo una gara bene o male pulita in questo momento, è sta seguendo incollato a bene. Peugi, è incollato a IWasJack. Secondo me ci prova nel secondo rettilineo. Ci Sì, prova sì, 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 sicuro, sì, ci sì. prova Si sicuro. E guardate cerca che il Allen non è tentativo alla pole lontano, Allen position. non è lontano. Cerca di resistere Allen a non è Peugi con lontano. un incrocio. Ah no, non penso che ce la possa fare. Stefano Shark ha Però passato anche la Peugeot può penalista. rimanere dietro, comunque deve rimanere attaccato perché IWasJack c'ha 2 secondi di penalità, quindi Peugeot se rimane abbastanza attaccato non dovrebbe Però avere IWasJack in problemi. questo momento sta cercando di spingere per uscire fuori dai 2 secondi di Vanning e mantenere almeno la quarta posizione. Ma c'hai solo un giro di posizione, anzi hai soltanto un settore e mezzo, è No, ma complicato. credo che i 2 secondi su Vanning se li abbia forse, eh? No, non ce li ha, scherzavo. No, non mi ha. Aspetta però, ha 8 decimi su Ale. Vediamo un No, po'. poco, per poco non ce li ha. No, ce li ha, ce li ha, Vanning ce li c'ha ha. 2-2 sta 2-2 Ce li ha, Vanning. ce li ha. IWasJack 2-3. Vanning sta è perdendo terzo. tantissimo. IWasJack è terzo. 2-3-4. È Per la Wozzeck pole position. terzo. Primo Peugeot, Peugeot. secondo Ale The Best, terzo IWasJack. Quarto Vanning, bersagliere quinto, molto bene bersagliere, guadagnate tante posizioni, Allen Che e batta Raffa di un Milanista. decimo Allen. Raffa Milanista, la Ottima doppia rimonta di Red Bull. Raffi. Asterix, Brunillo, Stefano Shark, Ottima Kevin rimonta dopo una undicesimo. brutta partenza per Raffi. Kevin Sarebbe dovuto partire se no undicesimo. decimo. Zero 5 penalità. posizioni guadagnate per Kevin, 5 posizioni anche per Brunillo e Asterix, 4 posizioni Penso che non perse abbia invece fatto per neanche. Ale Million. Penso che non abbia fatto neanche un sorpasso, ma ha approfittato della penalità di Ale Million. Prince, Zax, Insolid, perché Insolid ha preso addirittura 2 secondi, Vediamo 4 secondi, Mirenzo, quindi credo Alemillion, che The ne abbia. Prince, Andre Comunque Zax, peccatissimo per Togan. le Ferrari, dici Ferrari davvero, sì, partiranno ultime, ultime, le anzi ultime due. Verpez sarà l'ultimo ovviamente, perché non è riuscito ad entrare nelle Vabbè, qualifiche ma ha in fatto. tempo, Sì, però sì, sì. comunque disastroso questa sprint, almeno è meglio fare qui diciamo, queste azioni negative che non in gara. Sì, il fatto è che se in una gara di 5 giri nella quale hai le gomme al massimo della prestazione, hai la macchina molto leggera, e fai errori, mi immagino a partire con gomma probabilmente gialla, con il carico di benzina quanto possa essere complicato, quindi bisogna anche tenere a mente questo. Zax commenta già divertente il 5 giri, lui si è divertito in questi 5 giri. Non Beh, so bene. se sia... Non so se sia... Un... Beh, Non so se sia Bravo Zack, si è goduti i 5 giri, si è goduti i 5 giri. non so se sia una vagonata di sarcasmo o se sia effettivamente così, ma
Da Questo vedere non lo è stato lasceremo ai male. posteri. Allora Ah, facciamo Kevin questo dice che recapino figata. velocissimo. Vediamo Peugeot che alla fine ha trionfato. Quindi andiamo a dare al Che figata la pronostico. rifacciamo. Andiamo a dare a Doubt. completare il pronostico a Peugeot. Ecco qua, tutti voi vincitori. Poi Ale De Best secondo e Wojciech terzo che conclude il podio momentaneo della sprint race. Quindi prendono 3, 2 e 1 punto in caso dovesse arrivare nella top 10. Vaning, Bersagliere, Allen, Raffinalista, Astex, Brunillo, Stefano, Cerdecimo, Kevin Diapo, Mirizzo, Falale Emilio, GST Prince, Andrew Zax, Dogan, Insol, Sunomet e James Brim ultimo. Ferrari è chiamata la rimonta a questo punto. Ferrari che spesso si sono trovati in certe situazioni, se non sbaglio anche in USA, proprio nell'ultima gara, si erano ritrovati in posizioni parecchio arretrate. Mi ricordo anche per via di una strategia di una hard messa da Jade all'inizio subito della gara, quindi una strategia conservativa all'inizio, quindi si aveva perso un po' di posizioni. Però non è la prima volta che queste Ferrari si ritrovano in un momento nel quale entrambe sono costrette a tentare il recupero. Adesso andiamo con la griglia personalizzata, Greve. Esatto, adesso mettiamo lunghezza della sessione lungo come al solito, posizione di partenza, ovviamente mettiamo griglia personalizzata, quindi editor griglia e andiamo a mettere le nostre posizioni. Mentre siamo qui, allora parliamo con voi delle posizioni, avevamo Peugeot primo, quindi hop là, spostiamo il giocatore in alto, poi Beh, ci innanzitutto vorrà un po'. a questo punto, signor Red, Andate a rivedere, diciamo. prendete un attimo fuori la classifica per fare le posizioni della griglia, raga. Ma ce l'ho io. Ok, Top. se ne occupa Pietro. Allora, in Allora, questo caso lascia noi fare a lui. possiamo fare magari un discorso che comunque per riempire questi minuti nel quale purtroppo qui è un minimo di attesa ci deve essere qui nelle sprint per una questione proprio organizzativa, però si può, diciamo, parlare di qualcosa. E in questo momento io parlerei un po' di questo inizio di campionato dell'F2, che secondo me è una categoria che a livello dei protagonisti presenti è molto variata effettivamente, perché sono, a parte oggi la mancanza del leader della classifica, però abbiamo notato in queste gare che ci sono tantissimi piloti stra super veloci, ci sono state tante sorprese e forse qualche delusione. E parlando di qualcuno che non qualcuno che mi aspettavo sarebbe stato più competitivo in questo inizio di campionato è un po' l'Aston Martin di Brunillo. Brunillo fino adesso ha dimostrato di essere veloce, ma ancora non è riuscito a cogliere i risultati che ci si aspettava da lui vedendo anche il campionato fatto l'anno scorso. Non so se la pensi anche tu come me. Sì, diciamo che a fare pronostici all'inizio di campionato è sempre molto difficile perché quando cambia il gioco cambia anche completamente lo stile di guida del pilota e ci si ritrova ad avere prestazioni diverse rispetto a quelle che magari potevano essere gli anni prima e soprattutto ci troviamo anche piloti diversi perché non tutti quelli che sono dell'F2 Ok, sono i perfetto. vecchi piloti dell'F3. Quindi in questo momento ci troviamo ad avere un Brunillo magari un po' meno competitivo di quanto ci si potesse aspettare. Ma tra l'altro è un Brunillo che da un momento all'altro potrebbe tranquillamente scattargli la scintilla, potrebbe Sì, tranquillamente alzare il livello tutto ad un tratto, perché comunque sono un tipo di pilota che può fare anche questo, secondo me. diciamo che la classifica di F2 forse in questo momento non sta favorendo tantissimo le rimonte. Forse la mancanza di James Hunt di oggi potrebbe effettivamente aiutare un po' la classifica ad accorciarsi, perché al momento i primi due hanno fatto una selezione molto importante. Perché con gli 89 punti di James Hunt e i 73 di Raffi Milanista, e James Hunt ha già un vantaggio di 2 gare intere su Vanning, che è terzo, e Raffi ha un vantaggio su Vanning della bellezza di 34 punti, che non sono per Io niente pochi. intanto annuncio il via perché la griglia è Esatto, stata se la griglia è perfetta si può partire già per la finalizzata, gara quindi ufficiale. esatto. Fino adesso abbiamo visto anche quanto stia pagando la costanza, perché in quarta e quinta posizione del campionato ci sono Kevin e Stefano Shark, che forse non sono i più veloci, ma sono veramente bravi ad evitare problemi, ad evitare penalità e a cogliere il massimo risultato anche molto spesso con il minimo sforzo. Quindi semplicemente con una gara pulita e una strategia attenta
riescono a portare a casa tanti punti importanti. Alla fine Kevin è effettivamente a meno 4 da Vanning in quarta posizione del campionato, e Stefano Shark è davanti a piloti che almeno in qualifica sono stati più efficaci, come WestJet, Allen su tutti Ale Debest, che è ancora a quota 0 punti, e anche Ale Million, che magari sono piloti che riescono a qualificarsi meglio. Ma alla fine Stefano Shark, di riffa o di raffa, porta sempre a casa il risultato. Sì, questo fa capire tanto anche di quanto sia importante la solidità di un pilota, secondo me. Da questo punto di vista, Kevin si è sempre dimostrato di non essere il più veloce, perché non era molto veloce, soprattutto verso la fine dello scorso anno, e anche all'inizio di quest'anno non ha dimostrato più velocità rispetto agli altri. Ma magari la capacità di interpretare la gara, la capacità di interpretare le situazioni, ti fa capire quando è meglio fare qualcosa. Una cosa, quando è meglio buttarsi, quando è meglio stare un po' più indietro e rimanere conservativo, e questo dà un vantaggio abbastanza forte in gara, si sente, soprattutto in ottica punti, in ottica campionato, quanto la costanza possa essere fondamentale. Adesso, forse in questo momento non si farà fatica a giocarsi il campionato piloti da vincente, ma sicuramente può dare tanti punti ad Alpine. Anche perché per adesso è l'unico che li sta dando. Ah, no, no, e qui ti devo correggere. Perché con questa sprint Ale prende i primi punti stagionali. Perché prende due punti. I Beh, primi prende due due punti. Reclamo, si può dire Prende reclamo. due punti, si arriva nella top 10. Infatti, deve andare alla top 10 per Ah, prendere i due punti. ah. Per il Cavale. momento ha lì in sospeso due punti. Ricordiamo gli assetti, rifarli, perché bisogna rifare da capo Sì, quando c'è il è coro. vero. Se Sì, ma qualcuno li fa è un casino. col fatto che vedo che nessuno ha premuto inizia, si vede che tutti hanno guardato gomme, assetti. Se non ci, se Infatti, non, se bravi. non l'avete, se non Ecco. l'avete fatto, fatelo prima che sia troppo Sì, tardi. infatti, mi raccomando, state attenti a queste cose, perché poi, insomma, le Perché strategie sennò vengono. Ecco. partire Fai senza possibili assetto, cambi di diciamo. assetto, attenzione, perché uno potrebbe anche Intanto cambiare ringraziamo in questo l'ala. vuoto pre-gara i Grifoni Esports che ci Five supportano come al Head. Ah solito sì, e ci, insomma, danno questa nostro possibilità di essere sponsor sponsor, insieme e collaborare. il nostro partner. Grazie, Comunque grazie. Sempre fare il ci campionatino siamo. anche lì. Ci siamo, ci siamo. Grazie. Si sta accendono i semafori. Vediamo un Rombano i po' come va motori questa qui nel Gran partenza. Premio del Messico. E partono, sono partite con un'ottima partenza da parte di Peugeot. Ale Debest cerca di affiancarsi subito, era una Vanning subito meglio, parte migliore la benissimo, anche partenza Ale di Ale Debest Debest. però, Raffaele migliore la Anika partenza prende di Ale due Debest in posizioni questo in momento. partenza, anche Dogana parte Ale Debest benissimo. primo, Ale Debest primo, Vanning, attenzione, terza posizione in questo momento, rimane terzo però, la Williams prova dall'esterno, se lo prende tutto i WestJet, deve tagliare Vanning, non recupera però nessuna posizione, può rimanere in quella terza posizione che si è guadagnato fino adesso. Penso che abbia preso un avvertimento sicuramente, però. Chiaro, chiaro, l'avvertimento è stato sicuramente preso, ma attenzione perché la lotta non è finita. Ci prova Vanning? Vedo. No, 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 Allen ha mollato MKD. pure. Ha fatto Vanning ha i un tentativo. soliti problemi. Ha i soliti problemi un po' di lag. Intanto Allen con Bianca, Allen con Bianca. Invece Sì, infatti adesso. intanto le gomme sono Kevin con particolari. rossa. Ale Tanti con gialla, pochi con rossa. Ale Debes è partito con bene proprio perché rossa. c'era la rossa, ecco perché è partito così Anche bene. Rapsi con Oh, rossa, Brunillo con intanto rossa. Andre Zax 18º, perde 3 posizioni. Partenza difficile e aveva anche rosso, quindi Partenza doveva essere. difficilissima per le due McLaren, perché anche se Stefano Bersagliere è ottavo in questo momento con 10 posizioni Via perse, anche se sta Stefano. combattendo con Brunillo. Lotta qua in al. Quanto schifo che fa sto lag. Se Stefano ci allaga così tanto, potrebbe esserci la richiesta anche di dover ritirarsi, perché questo sta creando tanto danno. Raffi Milanista e WestJet lì davanti se ne danno. Anche al NBK di Evanek. Attenzione perché queste sono posizioni importanti. WestJet sta prendendo una gran scia in questo momento. Si sta Fa così che difendendo prende molto doppia bene. scia. Mamma mia, sta andando Vanning avanti in Allen MKD. due coppie. Vanning, Arrivano tutti e mamma quattro. mia, Allen va Vanning sta fuori. facendo il mega problema di. Vanning ha il mega problema di connessione perché è ultimo in classifica. Però in realtà sta lottando qua No. con WestJet. Che È il secondo. ritorno dei problemi di connessione di Vanning, Però mamma i mia. WestJet non lo vede fantasma, secondo me, perché stanno ancora lottando Sì, abbastanza secondo me. ferocemente. Oh, E si intanto che è infila nel successo là MKD. dietro?
Sì, penso che almeno loro lo vedano. Oh, si gira una macchina, ho No, visto no, qualcosa. Zax. Zax, girato. No, ragazzi, peccato, peccato, peccato Zax si trova Si adesso gira di nell'ultima nuovo, vedi la posizione. tiene un attimino, gomme caldissime. Poi in questo settore, suicidio, Attenzione mi qua dietro prende con perché, forza. mamma mia, che casino, c'è un bel tappo perché davanti, c'è Adriaxi Stefano, gira di davanti al nuovo, vedi gruppo, c'è come Stefano Scher che sta laggando tantissimo, rallentando, o bersagliere tutti quelli che gli sono dietro. E ci pensa lui a risolvere la situazione. Ha sentito il nostro parlo, ha detto vabbè, li faccio passare. No, fa girare però Mireizzo, fa Mireizzo. girare il Mireizzo andando tutti e due i Stefano box. Shark sta laggando così tanto che l'alettone rotto si rompe mentre entra in box. Kevin sul bersagliere, bersagliere all'esterno, Kevin all'interno. Kevin passa sul bersagliere, attenzione, questo è tutto DRS. Kevin, tra l'altro, sesta posizione, Kevin. Andre Dax continua comunque, non va in box. Forse non è rotta allora. Ah, benissimo, Non è meglio rotta, così. ma le gomme credo che siano praticamente un fuoco tutto enorme. Intanto Sì, Alemino sì, prende sì. la prima penalità. Su uno, ma attenzione, potrebbe dar fastidio al proprio compagno perché prende un dosso di troppo durante il... È Ah, che tornato ripassing. in classifica Vaning. Sì, infatti, ho notato. Buono. Quindi, finalmente Vaning che torna a essere nella sua posizione originale, quarto. E adesso però è attaccato da Raffi, da LNMKD, che tra l'altro sono due Red Bull, che in questo momento stanno facendo degli ottimi punti, perché sono quinto e sesto, e soprattutto hanno anche LNMKD che con le Hardest, cioè il passo di LNKD è lo stesso di Raffi e gente che hanno gialle e rosse, intanto dietro problemi per Intanto Pierpez. bersagliere penalità, penalità per bersagliere. Prende il pezzo che si è girato dietro. Vediamo se ha rotto qualcosa. Non sembra, la macchina va normale, soltanto qualche sbillinata generale. Dovrebbe non ho visto paratie o Sì, membrane dell'ala esatto. rovinato, quindi dovrebbe essere a posto. Vediamo intanto dove è nel box, se cambia l'ala. Intanto Ale ha un vantaggio Cambio ala. impressionante e Peovi ha un È uscito vantaggio meglio Raffi. impressionante su. È uscito meglio Raffi di Vaning, dovrebbe prendersi la posizione, attenzione perché Allen si sta guardando tutto la lotta da dietro con il compagno di squadra che si prende la quarta posizione. Ottima la gara di Vaning di Comunque Raffi per dal adesso. terzo Ale sta al scappando proprio, Ale sta scappando proprio. all'undicesimo c'è un trenino lunghissimo. Kevin settimo e ha recuperato posizione. Mamma mia che avvertimento che ha preso Oddio! qua. Che avvertimento! Beh, questi 3 secondi per adesso non sono pesantissimi, però. Kevin, guarda questa staccata che sta cercando di dare! Però diciamo che su 36 giri, 3 secondi, una safety car, qualsiasi cosa, può creare poi problemi in futuro. Ma al momento, col passo che sta avendo Peovic, comunque un ottimo passo, intanto una piccola sporcata fra Kevin ed Allen, possono No, niente, essere. questa frase di Ludo riecheggerà nelle menti di tutti. Zero ritiri ancora. Mamma mia. Tanto Vaning Non perde dirlo, Lu. qualcosa. Ecco. No, che è successo? I was Jack su Rafa Milanista. Su I was Jack si prende la terza posizione. Rafa Milanista sta facendo valere la gomma rossa. Molto bene Bandiera Kevin, gialla si è perché è girato sempre Dogana. settimo. Dogana. Sì. Però è Si trova tornato in davanti a pista, Stefano tutto Scher. normale, tutto normale. Attenzione a Kevin, perché Kevin in lotta con Allen MKD si potrebbe prendere la posizione. Si prende tutto all'esterno Kevin in curva 4. Kevin lo taglia fuori, infatti, traiettoria Tagliato fuori, ne perfetta. poteva approfittare E ne addirittura approfitta forse bersagliere. bersagliere, infatti bersagliere interno con le sue gialle, controlla un attimino Una di scodata. perdita. Sovrasterzo e Allen MKD ne approfitta per riprendersi quella che è la settima posizione, che per lui per adesso vale oro. Apex e Alemilio non sono vicinissimi, anche Gestetti Prince li guarda in silenzio, attendendo il Kevin ha suo preso una momento. penalità perché laggava Vaning qua, si è capito abbastanza facilmente. Quindi Vaning per adesso problemi di connessione che sta andando tanto a fase di pilota, mentre Stefano Schalke trovandosi nella terra di nessuno non è un problema per Bene o adesso. male, sì, esatto, distoglie troppo dalla guida, però eventualmente prenderemo provvedimenti sulla condizione di Vanning, se non dovesse migliorare. Il BAM. Kevin. Per la quinta posizione si prende l'esterno su Vaning, Kevin, il pilota al alpino momento, chiude la insieme a posizione di sorpasso Jasbrin, prima di sono i curva. piloti con più sorpassi in gara al momento, con 6 posizioni guadagnate e Jasbrin 7.
per adesso scelta la rosa di Kevin, che potrebbe anche rivelarsi azzeccata, perché la quantità di punti che ho Guardate guadagnato Ale. all'inizio è tanta roba. Guardate Ale che vantaggio che ha. È un Ah, del vantaggio 27 secondi di vantaggio. impressionante. Direttore di gara, voglio sapere in quanto sta girando. Ale sta girando 1, 18 e 2, 18 e 3, 18 e 5, 18 e 6. Ancora Mamma mia, sovrastesso come per bersagliere. 18? Sta girando Ancora sull'1 e sovrastesso per 18. bersagliere. Soltanto Raffi Milanista è riuscito a fare 1, 18 e 5 nel quinto giro, ma con DRS. Ale sta girando senza DRS, ricordiamolo. Asterix penalità. Ale, se non si ritira, ha una possibilità di vincere altissima. Ecco. Ecco qua. No, Alessio in questo momento non deve neanche spingere. Attenzione, Vanning. Bersaglieri incrocia. Amu! L'ultima curva. Bersaglieri spassa. E Bellissimo! ci prova anche No! Asterix. Anche Anche Asterix e Fanno le Million! Tutti su Alemillion. Vanning! Anche GT Anche Pace. Vanning Prince! problemi, dai. Vanning problemi forse. Forse ho notato che era comunque in una posizione particolare durante questo sorpasso, dove ha Asterix su decelerato bersagliere. altissimo. Asterix su bersagliere, hanno tutti la scia di bersaglieri in questo momento, sono tutti vicini. Ci Alemillion prova Alemillion su staccatone forse Asterix. su Asterix? No, destra però, destra rimane Rimangono dietro. tutti lì, hanno capito i pilota F2 come si fa a Però c'è battagliare. meglio Asterix! Asterix si gira! Non si ritira! Io non dico più niente. No, si è Non si girato da solo, ritira! si è girato da solo. Sì, è in Alemillion su trazione. bersagliere, cattiva Alemillion, ci prova anche GT Prince dall'esterno. Gomma GT Prince gomma potrebbero dall'esterno. incastrarsi fra di noi, intanto bandiera La gialla tiene ancora lì. nel secondo settore. Mamma È mia. Dogana, mi sa. Dogana, sì, Jet Dogana è senza lettone. Dogana. Dovrebbe spostarsi perché quella è zona di gara, in teoria, con la scia, si Sì, guarda bene. ma È Gosling. sarà Gosling perché è già doppiato. Ah, ok. Davvero gara spettacolare fino adesso. Finalmente vediamo un po' di sorpassi aggressivi ma corretti. Quindi ottimo, anche bello il rispetto da parte dei propri piloti. Vanning 3 secondi. Ale the Vanning 3 best, secondi. 8,5 secondi di vantaggio. Ma non penso smetterà di prendere il vantaggio, stiamo andando a un Io passo totalmente penso che a diverso. questo punto Ale potrebbe anche avere la possibilità di osare le due soste contro l'unica sosta degli altri e riuscire comunque a farla pagare. Perché io non so quanto abbia in questo momento, io terrei anche dopo da parte il gap dal pilota in testa. Perché potrebbe essere che Ale riesca a smarcare i 20 secondi almeno sui primi 6 o 7, in modo tale da trovarsi in uno spot di pista libera e provare con gomma nuova a recuperare su altri che invece hanno gomma più usata, e soprattutto nell'ultimo stint magari a montare un'altra A rossa. suo favore la lotta che adesso c'è tra GT Penis, che approfitta del tentativo di bersagliere. Eccola qua. Eccolo qua. Eccolo qua, Eccolo qua. il primo ritiro. Era andato in sovrastesso all'uscita di curva 6. Curva 6 o 7. Penso sia curva 7. Il Tante fatto che sia volte. soltanto una virtual 6, potrebbe 6, aiutare 6. molto Safety, a... safety, 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 safety. Ale the best però potrebbe dare tanto vantaggio, Potrebbe eh. È andare in box rientrato? in Ha fatto in tempo a rientrare? Non questo... ha fatto in No. tempo a rientrare, ragazzi. Non ha fatto in tempo. Cos'è? È Oh, Peughi però 5 quello secondi di fare. Peughi. Box! 5 secondi per Peughi, vediamo Raffi Ragazzi, Milanista, non ha anche fatto lui in in tempo a box. rientrare, Ale, di Milanista più calmo. tipo 5 millesimi di secondo. Anche lui Tanto girando qui in cambierà box. Puoi entrare adesso, tantissimo. come Allen se ovviamente cambiava con le questa bianche gentile. continua. Allen qui game changer qui, Allen. Avrei bisogno di un invito però. Sì, ma prima devi uscire il bersagliere, non so neanche se è uscito. Si è ritirato e basta, mi sa. Non lo so. È nel dubbio l'invito te lo mando. Sì, tanto prima o poi te lo manderei. Peughi ha perso, ha lasciato passare Jade. Non ce l'ha fatta ad andare davanti a lui. Sì, Ecco, ha bersagliere abbandonato, abbandonato. può entrare. E qui la gara cambia tanto, ma soprattutto a sfavore di Alessio. Perché Sì, a dopo il favore di Alessio, a favore di Allen, tra vantaggio. l'altro. Questo non te lo so dire, dipende quanto può durare ancora questa hard e come si svilupperà la gara. No, Se io ti dico subito. che andrà a suo favore perché con le hard stava girando sul 20 e 1, 20 e 2, che è un tempo buonissimo in pista. Può Allora sì, essere l'unico sicuramente. che possa eguagliare il giri che faceva in pista alle The Best con le rosse. Questo è il senso. Quindi ritrovare questo gap fra hard e soft usurate può aiutarlo sul lungo. Allora, Ale con una gomma di 8 giri rossa, non so perché non si è rientrato.
Sinceramente non lo Per so. me, o non ha fatto in tempo. Però comunque nel momento in cui vedo bandiera gialla con 10 giri di gomma e 9 secondi volendo puoi rischiarla. Cioè Ma guarda, rischiarla, puoi potrebbe anche entrare. rientrare adesso perché No, no. mal che vada rientra sesto, settimo e comunque non perde troppo. Invece rimane Dovrebbe fuori. rientrare addirittura forse quinto, Sì, sesto, infatti. davanti a Raffi. Sì, esatto, Rimane entrerebbe fuori. sesto, Rimane quindi fuori. non ci sarebbero problemi. Scelta di Ale De Best, che non saprei come descrivere perché azzardata non è una vera e propria azzardo. Questo per me è un vero e proprio errore perché questo metodo ha una sosta in meno, gomme usurate, tutti dietro a gomma nuova e Definirlo un azzeccamento. errore non è scontato perché effettivamente in F2 ci hanno mostrato sempre Sì, la strategia più che la pazza di strategia solito. che sembra più fantasiosa è quella che alla fine funziona meglio, non si sa perché. Arriviamo in 10. Forse il fatto che c'era una safety car ogni 4 giri poteva essere effettivamente una delle motivazioni, ma tralasciamo. Beh, sì, dai, Alle tralasciamo anche POP perché della diciamo Country di che Filoago. Lorebat. Sì. La Country di Filoago. Bravo. Allora, vediamo le posizioni. Vediamo se qualcuno ha guadagnato tra l'altro le più posizioni di altri. In teoria sicuramente Jasbrim, Jade guarda che non ha Jasbrim, fatto, infatti. Jade non ha fatto la sosta, infatti ne approfitta per guadagnare 15 posizioni. Ale The Best, Allen, tutti ne guadagnano una. Molto bene GT Prince, 5 posizioni guadagnate, in solide 6 posizioni guadagnate. Pierre Pez, partito ultimo, adesso 14esimo. Pierre Pez, da tenere d'occhio. Più fatica Asterix e Stefano Shark, entrambe le Alfa Romeo che si ritrovano con 7 posizioni perse, entrambi i piloti. E anche Mireizzo con 6 posizioni perse. Zax invece che aveva fatto una partenza non troppo buona con 3 posizioni guadagnate, ne riguadagna 2, tornando Il in Solid dice che 16esima suo nomad posizione. lagga tantissimo. Aia. Allora su nomad under investigation. Ma purtroppo quelli che laggano tantissimo questa sera sono soprattutto tre, cioè Stefano Shark, Vaning e Su sul nomad, nomad. che sono comunque bene o male, non, cioè, sono nomi che bene o male si sentono Ma sai già ogni che tanto. da qui non mi sembra laggare su Nomad. O ha un desync Neanche con dalla lui. mia visuale, Forse è vediamo un da desync proprio con Pierre Pierpet. Pez. Forse sono due connessioni che non vanno d'accordo. No, Perché ma su Pierpet va quello bene, che in si è lamentato Solid che è dice. Insolid. Forse allora è Insolid che ha un In problema Solid vede forse con anche la fine. Alemillion con qualche taccarosso ogni tanto, Allora forse è Insolid quello con problemi. No, ok, Alemillion sì, ha una tacca rossa, che Alemillion sì, però Alemillion ha sempre avuto tacche rosse ma non ha mai dato problemi eccessivi. Chi dà problemi oggi è Vanning e Stefano Shark, che ora che c'è la safety car e sono tornati in lotta potrebbero creare scompiglio. Vediamo come si evolve la situazione. comunque in questo giro dovrebbe rientrare la safety car, volendo, dovrebbe essere l'ultimo giro perché tutte No, le macchine ormai c'è. sono riacquistate. Ah, c'è Dogana ancora? Ma C'è no, Dogana è Dogana. lì. No, Dogana è lì in mezzo. Dogana è doppiato, ok, allora a posto. Sì, sì, Dovrebbe sì, arrivare sì. Mireizzo nell'ultimo settore, poi dovrebbe Sì, è arrivare. Secondo me arrivato rientra adesso, Mireizzo. rientra Hai in giro. fatto. E ce lo dice Sì, con sì, sì. e finalmente non ce lo dicono all'ultima curva, ma ce lo dicono all'ultimo Alla settore. terz'ultima. Sì. Questa volta perdiamo la spunta. Mireizzo! Ma dai. Fenomenale. Stava correndo un rischio grandissimo. Andre Zax probabilmente dalla prontezza del suo specchietto si è esposto subito avanti e Stefano Jack sulla destra. Strappa Ale The Uguale! Best, però. Mamma Ma. mia, che cosa stava per fare? Sarebbe Attenzione diventata la perché è barzelletta di uscito. Adriatic se si fosse girato in Beh, più o ripartenza meno. safety car mentre era primo. Beh, già adesso più o meno. E Allen lo passa, Allen lo Vanning, passa. Jade su Vanning, Jade su Vanning e anche Perkin non è lontano. Attenzione, sono tutti e tre, sono i tre. Allen ci Ok, prova, Allen Vanning è ci più prova. scarico. No, No, non ci no. prova, Molla, Allen, non molla, ci molla, prova. molla. Oddio, Peugi. Si è infilato in mezzo a due, ha toccato Jade e adesso tenta il Vaning sorpasso su pure. Vanning. Peugeot c'ha una cattiveria in Terra corpo che è criminalista una roba dietro. impressionante. Sono in tre qui, si va a restringere. Si va a restringere qui la pista. Vediamo chi lascerà. Nessuno! Jade Jasbrim molla, ha capisce. lasciato, Jasbrim ha lasciato. Jade ha capito la situazione.
Però Ah, Jack ricordo Nicholson ne che potrebbe dopo anche approfittare l'incrocio. all'interno di No, Vanning. no. No, non ce la faremo né Ah, dietro. Quel Jack però si avvicina. disastroso Vanning. Disastroso Vanning e Jake che hanno 11 giri di media. Mi In stanno a far gialla, fatica. sì. Zach 3 secondi. E Peccato per Zax, peccato. adesso attenzione a Peugeot. Ragazzi, Peugeot ha una rossa nuova e davanti c'ha Allen e Arne che non sono fermati. Allen sembra non reggere il passo ovviamente di Kevin, Ale, che dall'esterno quello. sei Wozzeck! Dall'esterno sei Wozzeck! Mamma mia, Kevin, Bellissimo! cosa fa? Bellissimo. Anche Jade su Vanning, GT Priest dall'esterno, sull'interno! anche GT Priest dall'esterno ha Ragazzi, fatto un cosa ho sorpasso. visto? Bellissimi, bellissimi. Cosa ho visto, Prince? Cosa Si fa? sta Dov'è creando una passato? piccola matassa qui in mezzo all'ultima curva. Vediamo Kevin dietro Vanning, Sono in utilizza 3, l'alert, lo anche fanno in 3. Vanning c'è l'alert. Lo fanno in 3. Sono dei Oddio. passi. No. No, No, non lo mollano. potete fare. C'è Banning. Giusto, Banning ha giusto. un. Banning ha un elicottero, non ha una Tanto macchina. Asse Vai. supera col DRS, con la potenza Hertz, perfetto, e Asse supera Banning sul è quattordicesimo. insuperabile in rettilineo. Ma cosa c'ha? C'ha veramente un. Un Il razzo della NASA. motore Ci ho capito. Mercedes. Siamo prestazioni pari. Che motore Mercedes? Motore Stai Mercedes, dicendo? e ringraziamo Monnez 97 che si è abbonato con Prime, e questo è il Dai, decimo mese Ciro. di fila. Decimo Grande mese Ciro, di grande fila. Ciro, grande sempre lui, Ciro. ragazzi. Vedete Complimenti. spunto. Ma perché Prince tenta i Complimenti. sorpassi nei punti più strani, raga? E Non lo poi so, arriva a non ne ho ritirarsi da idea. solo. Qua ha preso avvertimento sicuro. Non è come in Non è qualifica. detto. Attenzione a Peugeot. Peugeot ha già preso Allen, bandiera gialla, Sunomat. Sunomat, Vabbè, nel almeno settore centrale. abbiamo risolto almeno il problema dell'arco. Sì, Sunomat era quello che lagava, effettivamente. Ok, adesso DRS DRS abilitato. abilitato, non adesso, però dal secondo, neanche dal secondo vertine, in teoria dal proprio dal prossimo giro. Sì, dal prossimo Però giro. Peugeot, se non volesse Peugeot, provare comunque, lo fa. Dovrebbe riuscire a portarla a casa. staccatona di Peugeot. Vediamo se Allen vuole riuscire Adesso Allen ha a incrociare, ma non ce la DRS, fa. Allen. No, no, nessuno ha No, ancora DRS, stavo no, ancora scherzando. no. Scherzone epico. Allora, Kevin ha passato Vanning, attenzione. E dietro c'è anche Sì. Stefano Sciark su I was Jack Pierpaest. penalità. Senti, iniziano a fioccare queste penalità. Tutti i piloti al momento, tranne Ale De Best. Sono Ah, yes. matto. I box. I box. Sono matto in bot. I was Jack all'esterno. Mamma mia, I was Jack ha tirato una staccatona su Vanning Vanning sta adesso in subendo difficoltà. molto. Sì, ma Lungo, Emilio. lungo Vanning, lungo Vanning, lungo Vanning. Emilio ha usato una tecnica molto da macchine GT. Ha fatto un bump a Vanning facendo andare lungo. Toccatina da dietro, infrenata e macchina di Vanning che va per le terre. Brunino penalità intanto. Meglio in solida, eh? Infatti in In solida questo sale la momento la maggior posizione parte delle su gente in Van. pista hanno No, usato Vanning. eccola là. In soldi si gira. Quella curva in due non la Però puoi fare non su sembra uscita, aver danni, può ancora fare. Nel senso, ma Peo che gira veloce. Uno di zero. Peugeot ha fatto un giro vagamente impressionante, ma vagamente. Un di zero. Era a 3 secondi da Allen, lo sta andando a fre è a 1,3. E ha guadagnato 2 secondi in un giro. Mamma mia, dietro Velocissimo, Peugeot. vedo delle lotte dietro, ragazzi. Brunil ha passato Vanning. Brunillo! Stefano Anche Stefano Shark ha Shark, passato ordine di Asterix. scuderia. Non so quanto sia ordine di scuderia. Che ordine di scuderia, che sta andando dritto con il lag, è ancora Mamma avanti. mia, Pierpaest, scodatona. Vabbè, alle rosse Stefano Shark rispetto all'Asterix. Ma poi il DRS. Attenzione Kevin, su Jade qua, Jade lascia praticamente passare, Sì, non oppone gente che con 14 resistenza. giri di gialla non è utile Sì, far resistenza non ha senso, al non ha senso che combatta, fa bene così. momento. Allora c'è GT Prince che deve approfittare, GT Prince sta facendo un'ottima Peugeot, gara però. ragazzi, non so cosa ha mangiato, ma vo la voglio anch'io. Peugeot sta a Al 3 grammo costa decimi un dalle po'. De Best. Certo, alle De Best sta a 14 giri di rosso. Vediamo quanto sono scesi i giri di alle De Best. Allora, girava su 1,18, 1,19, 1,17, 1,19,2. Alle Sì, è box, sceso alle box. sull'1,19. E E Peugeot si allora vediamo Peugeot prende su la questa gira. Ecco, leadership del Gran Premio del Messico. Seguito da Allen e dalla Peugeot ha finalista. fatto un giro da 1,18,0, 1,18,8. Meno male quelli erano i tempi.
È stata la safety car a distruggere la tattica, la strategia, il guadagno centrale del Bes, che attualmente si trova in fondo, esce Jade quindicesimo, GT, GT sedicesimo. Prince e Kevin, Jade GTS Prince e Kevin In perde tre, una seconda posizione. curva, ancora vediamo incrocio alla terza. Jade prende il taglio là per uscire meglio. Ne perde Arriva una anche quel Jack, arriva anche maledizione quel Wojciech. Jack. Oddio. Intanto Stefano Stark si Mamma mia, gira. raga. Raga, no, qualcuno si muore. Olè. Fuori tutti. GTS Prince gira. No, ma raga, ma cosa stavano facendo lì in In tre? tre devi saperlo fare, devi saperlo. È fattibile, ma devi Ma saperlo no, ma fare, lì raga, in no, in tre. tre no, in due già è tanto quella curva, ma cosa stavano facendo? Perché? Ma Peccato. perché i primi giri tutti belli e dopo la safety car deve succedere sempre un disastro impressionante? L'unica cosa positiva è che non sono ritirati, cioè sono matei box che tra l'altro non si potrebbe fare, ricordiamo. Vabbè, L'unico magari aveva ritirato è problemi alla Bussalier. macchina, bene In questo momento adesso sono interessato a vedere Vanning perché Vanning sembra sempre una difficoltà estrema. Perché o male. Ma io penso che Vanning, quindi si tiri di gialla. oltre che avere le gomme Boh. vecchie, penso che abbia notato che ha un problema di lag e quindi quando battaglia si fa da parte. Che sarebbe E comunque sarebbe Vanning è il tanto. primo pilota in gara insieme a Pierre Pezza ad aver consumato tutto l'erso. Ale The Best inizia la rimonta furiosa. Ale The Best, montata la gialla nuova con cui dovrebbe arrivare fino in fondo, passa subito in solid con l'ausilio del DRS, addirittura prima del curva 1. Anche Adesso Kevin vediamo un sta po' all'1%, il adesso è il sorpasso su passo. James Brin. Beh, Recupera il dietro, comunque. attenzione! Alemilio si Mamma gira cercando mia. il contatto con James Brin per tentare uno sconto. Tentava Sì. E l'incrocio in un punto difficilissimo e c'è stato adesso Andre poco. Zax è di nuovo dietro il suo alettone posteriore. Deve Lato cercare lungo, di tra andare l'altro. largo. Eh Giro largo per non prendere la posteriore di Ale Miller. Che tra l'altro ha preso tante posizioni, peccato perché Ale Miller sta facendo anche un'ottima gara per quanto riguarda la propria posizione. Ale Adesso bisogna taglia, qui capire prende un Allen e avvertimento, Ale. Jade cosa Qui Ale De aspettano. Best prende un avvertimento. Ho Ho visto davanti fatto. qualcosa. È Pierre Pes che va lungo perché in E lotto va con lungo anche Mireille si è Zax. toccato. Lungo anche Zax. No, Zax è in grandissima difficoltà. Mireitz Scoda. sembra averne di più di Pierre Pezzi in questo momento, Zax eh. sta scodando da tutte le parti. Lo sto Box vedendo per dalla un po' Pierre Pezzi ridiale. box, Box. infatti. Pierre Pes box con Jade continua, Vanning continua, 17 giri di Ma Jade è meglio. bravo a gestire le gomme. Questo dimostra comunque che Ale The Best può arrivare fino in fondo, la confermo. Anche Sì. Vanning comunque c'ha 17 giri, Curioso di quindi vedere LNMK di mentre Asterix e Vanning si contro Vanning, sì, Vanning perde danno posizione anche su mamma mia Aprix, adesso arrivano Zax, mamma Mirai mia Hitz. Zax, ha la macchina che non sta in strada, Zax. E forse scelta sbagliata dell'assetto, Aluminium, forse. mamma mia, Aluminium sta provando ad entrare in dei put. Vabbè, ma quante botte si stanno dando. Sportellate a go-go. Aluminium largo, Miriz prova a infilarsi, ma non c'è Non ce la spazio. fa, non Ale ce The la Best è fa, arrivato e ha rimane detto ai dietro. loro scarichi, attenzione perché adesso Ale The Best perderà tanto tempo nei confronti di Peugeot. Mireille scoda! Che rischio ragazzi che Ale si è visto ritirato. Io ho visto Ale piantato contro Mireille al 100%, non so E com'è non sarebbe la successo, ma prima non l'ha volta preso. che Ale De Best perde una macchina in una situazione del genere, quindi gli è andata anche Comunque bene. Zax sta andando a lungo a tutte le frenate, credo che abbia un problema Zax perché non sta in strada. E vediamo allora dalla visuale del retro di Ale De Va Best. lungo, perde il posteriore continuamente. Ah, non sembra avere danni dal posteriore di Ale De Best, da qua, Aluminium dalla doveva passare visuale. Vanning abbastanza facilmente. Adesso il problema è vedere se anche Ale The Best ci riuscirà. Eh sì. Ne Dall'esterno. fa due. No, ok. No. Non può Passare nulla contro all'Emilio non è Aluminium adesso. semplice. È uno Però adesso c'è il duro, eh. secondo DRS, c'è il secondo DRS al De Best, esce meglio, può approfittarne. Perché all'Emilio C'era non anche lo ha. Ah Aluminium. Sì, no, ce c'era l'ha anche Aluminium. invece. Sì. Chi ha il primo DRS praticamente c'è anche il secondo. Sì, Quasi è quasi una legge. cosa piuttosto, Insolita. no, piuttosto sbagliata. Sì, Perché abbastanza. se esci dalla. Praticamente se sei sotto gli 8 decimi, sai già che passerai quello davanti e riuscirai anche a prenderti un pelino di vantaggio per riuscire ad
a staccare non avere il controsorpasso, quindi penso sia Esatto, è proprio di non avere il secondo DRS e poi non avere il è secondo veramente zone. una porcata impressionante, perché mettere un detection point alla staccata della prima curva non è una non mi sembra una cosa troppo difficile. Invece purtroppo i decelebrati che hanno deciso le No, zone no, DRS. no. Ci Poveri. dissociamo, ci dissociamo. Ovviamente non Depensante. sto, evidentemente non sto parlando con il produttore del gioco, ma proprio con chi ha deciso il detection point nella Formula 1 reale, perché così anche nella Formula 1 reale. Tantale De Best e Andre Zax fanno i loro sorpassi nella zona DRS, rispettivamente su Alemillion e Andre Zax su Vanning, che E dietro questo si ovviamente rivede in adesso Ale Stalling. avrà il DRS per staccare ancora di più all'Emilio e non ricevere il controsorpasso, sempre per definire i grandissimi fenomeni che hanno fatto il detection Insolida. point. Anche il Solid col DRS su Vanning si avvicina di più ad Andre Zax in questo momento. Vanning ha 65 giri di gialla ormai alla gomma, che è una poltiglia nera, credo Non so come che. non stia facendo Vanning a non farla scoppiare sta gomma, Ma non sinceramente. solo, ma guardate che Jasbrim comunque non sta perdendo neanche passo. In realtà, anche lui con 19 giri riesce a rimanere lì sul suo Iwas Jack. Jade però secondo me ne sta gestendo meglio di Vanning. Vanning è molto più in lotta rispetto a Jade, questa è la differenza. E questo è un E po' di Jade gomma poi te la è può bravo a salvare. gestirle. Sì. Jade è bravo a gestirle. Io C'è l'ho visto Antoglio che diceva che fare. giri sono enormi. Sì. Ecco, Allen Allen. rovina tutta la gara così. Non rientra ancora neanche Jade. Ha deciso, vuole fare uno splash and go all'ultimo giro per mettere la rossa. Basta. Però ricordiamo comunque che Onesto. Piovi ha 8 secondi di penalità in questo momento, quindi Ratti Milanista è ipoteticamente primo. Sì, le penalità non sono scontate Sì, però qua, perché non sono facili da prendere. Peoghi in questo Deve momento fare un altro box Piovi poi. credo che quando si fermerà gli sconteranno i 5 secondi, quindi diciamo che si scaverà questi 5 secondi dal groppone e Alemillion avrà sul solo i Asterix tre io secondi gli per essere veloce. chiederei 17-7 Pierre Petz. Con gomma nuova ci sta un tempo, neanche Sì, la pista troppo si sta impressionante. migliorando. Kevin penalità. E al momento vediamo anche la situazione penalità, perché credo che ce ne abbiano, eh. Ah, Allora, sì, soltanto Ratti adesso Milanista e Al De Best al 12 momento. secondi in solid, e che è proprio il dominatore di questa classifica. Zax lo segue con Alessio 6 secondi Brunillo. come Kevin. E Dal Ale è sorpasso. già quinto, Ale è già quinto. Ale è già quinto, mamma mia, sta facendo una grande rimonta, Ale. Molto aggressiva Alessio nei confronti soprattutto di Jade, che adesso sappiamo che doveva fare il pit stop, ma secondo me tutti qua dovranno fare il pit stop qui davanti, quindi Alessio si ritrova di nuovo in una prima Ma posizione che non è niente attenzione male. perché Brunillo, attenzione perché Del Brunillo detection qua gli torna zone, davanti, sono in qua gli box, torna sono davanti in Brunillo. box. Infatti lo svernice rettilineo Ale perderà pure la posizione puramente su Ale Million. No, su Alemilio non penso. Sì, la perde nel secondo DRS, guarda. No, No, non penso che guadagni così no, tanto no, no, no. Alemilion. Ok, no. No, no, le debba essere la tiene. Con la scia riesce a tenersi almeno la sesta Poi te le posizione, debbest però. consiglierai di attaccare sempre in curva 1. Sarà un giro di Sì. Brunillo calmo e poi in curva 1 fai il Però, insomma, tutto sorpasso. da rifare su Brunillo. Sì, e non è un sorpasso non è mai scontato. Davanti Raffi Milanista rimane sempre sui 7 secondi di stacco da Peugeot. Iwas Jack 5, Jade inizia a perdere contatto, 2 secondi ovviamente da Iwas Comunque finché Peoghi è primo ha tra virgolette il coltello dalla parte del manico, perché lui secondo me potrebbe anche volendo aspettare una Jack. safety Allen car. su GT Prince e passa. Potrebbe volendo anche aspettare una safety per poter entrare con la safety, effettivamente. Ma la safety deve uscire, il problema è questo. Il problema sì, al momento ci sono pochi ritiri, ci sono poche. Ci sono sorpassi azzardati, ma è difficile. Intanto le debba superare Comunque 13 Brunillo tiri di rosse veramente inaspettato, adesso. eh. No, È cresciuto 13. Allen. Oh, Ale ha abbandonato la sessione, no. È subito da invitare. Ale va Sì. lungo. Cosa pesa 20 Ora il minuti Ale DRS. debbest? GT Prince riprende la posizione sul Guardando staccato. su onboard ne avrebbe dovuti già prendere 4 o 5, quindi
quindi forse è avvertimento fino a un certo punto, perché se guardiamo proprio il pelo nell'uovo, l'ho visto andare fuori dalla linea bianca già 4-5 volte, quindi. E col fatto che non ho visto penalità arrivare, penso che in questo momento ancora i tagli non ne abbia così tanti. Al momento Alessis. Peogi box. Eccolo qua allora. Andiamo Vediamo. a Uscirà vedere. sicuramente dietro Ale. Potrebbe Sì. uscire in zona tra Asterix e Zax. Secondo me Sconta esce. penalità. Sconta Ok, penalità e allora mettere secondo. gialle per 12 giri. 12 giri di gialle. Probabilmente esce dietro a Vanning. Addirittura di Tavani. Eh sì, qua sono tutti tutti vicini. Andrei se è quello un po' Sì. più Forse staccato, con vediamo un po'. Allen. Col body Allen in teoria. No, Con Justy Prince esco, sì, con Allen Prince. Justy. Allen e Prince. Quindi non sto vedendo Tanto Prince così Kevin tanto troppo arretrato alla fine. sta salendo di ruolo le posizioni con la nuova gialla che in cui finirà. Quindi in questo momento vediamo chi finirà la gara con le gialle. In questo momento la The Best dovrebbe finire. Brunillo, Asterix, Andrezax e GST Prince erano 14 giri, dovrebbero farne altri 12, penso cambieranno gomme fra poco, finiranno Allen, Kevin, Pierpaolo 5 giri di Eccolo rossa potrebbe portarla avanti se insiste, in solid, Vanin con 0 giri sulla rossa dovrebbe finire anche lui, anche Stefano Shark, Mireizzo e Dogana potrebbe allungare l'hard, ma Dogana comunque sta facendo un'altra gara praticamente in questo momento. qui. Non Peoghi sarebbe però comunque il fatto che non prende si sia altri. ritirato. Sì, infatti, sono i complimenti del Dogana, perché è giusto così. Abbiamo detto che non bisogna ritirarsi ai box per motivi minori, di minore importanza, quindi giusto così, la sportività che vogliamo dai nostri piloti. E purtroppo Peoghi ha preso un'altra penalità, quindi in questo momento va a 6, va a 6 Finalmente secondi di penalità. box, Jade, finalmente box. 24 giri di media. Sono tantissimi. E mette rossa, rossa nuova. Attenzione, allora Jade è da tenere d'occhio. Il giro veloce è Rossa fattibile, nuova di ma dovrà Jade. prima di tutto tornare dai primi 10. Dovrebbe uscire insieme a Pierpes, più o meno. Forse dietro a Pierpes Eh sì, Jade è proprio anche. Abbondantemente dietro a Pierpes. strategia aggressiva. Io penso sia una strategia ottima quella di Jade 10 in realtà. giri per recuperare, direi che non sono tantissimi, ma la rossa è nuova e quindi bisogna stare attenti a Jade. Peccato solo per le penalità per Jade, questi 6 secondi comunque sono pesanti, però dovrebbe riuscire a recuperare abbastanza su altri piloti che magari come Allen o come Kevin dovrebbe riuscire a recuperare in questo momento. Tanto se Tour 2, bandiera gialla per una Red Bull ed è Allen che ha Allen, preso il appena controllo ripreso il e si è controllo, girato. non è durato tanto perché è senza ala completamente, senza ala anteriore. E box per lui è tutto da Gara rifare. rovinata, direi gara compromessa Secondo me quella di irrimediabilmente. Allen anche era un'ottima strategia in realtà, perché le hard comunque non vanno al passo velocissimo come le gialle con doppia sosta rossa, però con la safety l'aveva graziato e Tanti poteva fare box. qualcosa. Tanti box, attenzione, Raffi Milanista, poi c'è anche Asterix insieme a Brunillo, torna anche Zax e Boss, attenzione perché adesso Il prossimo giro tutti anche vanno in GST Prince box. dovrebbe andare in box in teoria. Anche Perché Alimini dovrebbe fare probabilmente e altrimenti Wheelzack 26 potrebbero giri fare, di. dovrebbero andare in box. Sì, infatti, altrimenti dovrebbero fare 26 giri di gialla e non so quanto conviene. E quindi Jace si ritrova di aver fatto un ottimo undercut su un bel po' di piloti. Era già davanti, ma si è ripreso, diciamo, la sosta che Diciamo aveva che in ha tre meno. posizioni guadagnate, quindi andrebbe poi in quinta posizione. Molto bene, Jade. Davvero bella gara per Molto adesso. bene, molto bene. Da tenere d'occhio Raffi Milanista perché oltre ad avere gomma nuova rossa, un secondo e quattro da GT Prince, non ha penalità. Non ha penalità. E questo è un fattore decisivo per questa gara. Soltanto Ale De Best in questo momento è un primo, diciamo, assicurato perché non ha penalità e non deve andare in box. Sì, Quindi Ale De se Best è tiene primo questo virtualmente, passo. non ha penalità, si ritrova con un ottimo distacco. Ale De Best la può portare tranquillamente a casa Sì, infatti e ha sarebbe un 11 buon secondi di bottino. distacco da Raffi Milanista al momento, quindi a Ecco meno qua, che Raffi box non Iwasek. metta il turbo. Iwasek box, quindi Ale Emilia ne è costretto a continuare perché è il compagno di squadra. Sì. Vediamo con la rossa dove si ritrova anche Ale Emilia. Jade penalità, no, Secondo me Jade. nella zona Kevin, mi sa, sì.
Viene sprintando giro veloce, quindi se lo porto a questo punto. Pierpez penalità di 5 secondi. Peccato, era appena entrato in nona posizione, però botta anche per lui. Jade ha passato Kevin. Si porta dietro proprio a Wozzeck, che è appena uscito dai box. GT Prince, tra l'altro, si è portato. No, direi che era familiarista. Ha passato di GT Prince. Adesso si è preso un secondo di distacco. Eh sì, adesso mancano soltanto le Million e appunto Prince con la sua Ashe entra nel box, che sicuramente dovrebbero scendere di sotto Jadeveon, quindi sì, arriverebbe quinto, considerando però le penalità, purtroppo, ecco, 9 secondi di penalità sono tante, perché dietro di lui avrebbero 3 secondi, 3 secondi, 6 secondi, diciamo che Kevin dovrebbe sorpassarlo se rimane dietro, Brunil è distante, no dai, tutto sommato non è così grave la situazione per Jade. Con le rosse nuove dovrebbe riuscire a spingere di più. Tra l'altro sta ancora migliorando il suo secondo settore precedente, un altro fucsia. Vediamo in questo terzo settore se riesce a spingere col DRS un altro giro veloce in questa Messico, dove Rafa Milanista con un Rafa Milanista con 17-0 risponde. 17-095 Vediamo allora se e box Jade anche taglia nel fuori dalle Million. traguardo. Ed eccolo infatti, il giro veloce di Jade. 1.17.061, 1.17.0 e 30 6.31 di prendi. millesimi. Sono 30 millesimi di differenza in pista in questo momento. Incredibile, Alle bellissimo. Million è uscito dietro l'Asterix, dovrebbe uscire davanti in solito, sì, abbondantemente. Quindi alle Million nona posizione, come nuove. Vediamo Kevin come si aggiusterà allora i suoi 6 giri di media, perché in questo momento verrà attaccato da tutti i piloti che ha dietro di lui. Brunillo, Asterix e alle Million hanno gomma rossa nuova, prima di arrivare al solito, Finire, abbiamo quella visto gialla. effettivamente che finire la gara qui in Messico con le gialle non porta tanti vantaggi. Certo, la pista è più gommata, riesce a fare giri più veloci, però a differenza degli altri che sono tutte rosse, perde davvero tanto. Kevin era uno di quelli che poteva arrivare anche in top 5 all'inizio. Ora adesso, vedendo la strategia gomme rispetto agli altri, ha perso qualcosina forse nei box. Che la strategia che abbia usato è stata rossa, rossa, gialla? È stata forse sbagliata, forse era meglio a questo punto fare iniziare con gialla e fare rossa rossa dopo. Anche Wheeljack ha fatto gialla gialla rossa, la femminilista rossa gialla rossa. Bene o male la maggior parte ha fatto doppia sosta, ma con la gialla all'inizio in mezzo. Sì, intanto Raffi Milanista col DRS si prende la posizione, si prende la seconda posizione su Peughi. Ce l'aveva già per via delle penalità del pilota Alfa Tauri, però Sì. adesso ha 7 secondi e mezzo di strada libera prima di arrivare ad Alle De Beste, e lì sarà lotta aperta. Perché ne sono le due Eh sì. penalità? Si giocano le posizioni ufficialmente, diciamo, non hanno nessuno dei due non ha alcun tipo di penalità di qualche tipo che possa A questo punto infastidire. sì, quindi ha 7 giri per guadagnare questi 6 secondi. Comunque sta recuperando 6 e 6 in questo momento. Bisogna vedere quanto durano le sue rosse. Molto bene Asterix, che si è portato sul DRS di Brunillo, e Brunillo ha guadagnato, continua a guadagnare quasi sotto il DRS di Kevin, quindi adesso Kevin deve iniziare anche a pensare a difendersi più che ad attaccare, perché c'ha 6 secondi davanti a lui di nulla, mentre box in solid e monta gomma nuova. A questo punto la particolarità è che chiunque potrebbe fare un giro veloce da un momento all'altro, soprattutto anche con l'ausilio del In questo DRS. momento sì, anche perché GST Prince comunque sappiamo che è un pilota veloce in pista e ha gomme nuove. Ale Million è nono e dimostra anche la sua velocità in pista. Asterix comunque con due gomme, con due giri di rossa può anche farlo benissimo. Idem era finalista che però mi sa che si è fermato. James Primo ha quattro giri sulle rosse, quindi dovrebbe anche lui iniziare a perdere qualcosa rispetto agli altri giri, senza DRS, senza nulla, è complicato adesso migliora ancora il giro veloce. Al momento il giro più veloce infatti ce l'ha Allen con 1.16.7, che rispetto al giro più veloce Brunillo, Kevin precedente stacca risponde. di 3 decimi. Brunillo si prende la posizione su Kevin, che adesso potrebbe essere attaccato anche da Asterix, che perché è uscito bene a pochi decimi, e Kevin non ha DRS, infatti si prende tutta la Sì, scia, si prende Asterix là l'esterno Asterix. sull'esterno. Arriva. Però Kevin vuole rispondere, forse vediamo Kevin d'esterno, proprio un incrocio. E Prova ad passa affacciarsi Asterix. sull'interno di Asterix, no? Piccola botta al posteriore di Asterix, però le posizioni rimangono invariate. Ah, Alle Million dietro di lui, Alle Million dietro di lui, Skoda e rischia di rompere l'ala. Stefano Sciarca invece Skoda e la sbina totalmente in curva 6. Aia, peccato.
Peccato per Stefano Sciarco perché aveva sempre fatto delle ottime gare e adesso si ritrova a 6 giri dalla fine, quindicesimo lontano dalla zona punti. Sì, all'inizio ci speravo per Stefano Sciarchi, in realtà peccato davvero, perché era un pilota che era comunque costante, anche a livello di classifica. In questo momento Stefano Sciarchi è quinto con la Alfa Romeo a 41 punti, dove diciamo che fra quarto e terzo c'è di sexo di 8 punti tra di loro, quindi Tra peccato davvero. l'altro voglio segnalare il fatto che in questo momento Raffaele Nannista continua giustamente a guadagnare sulle The Best per le gomme rosse, ma Peugeot dietro di lui, zitto zitto, col Con DRS le si tiene gialle, sempre lì. esatto. Sì, infatti Peugeot sta facendo un'ottima trainata, diciamo, dietro Raffi Milanista, sta sfruttando al meglio tutte le zone di DRS e non lo supera perché vuole continuare ad essere portato avanti. C'è un consumo di Hertz forse eccessivo, però sta al 24% a 5 giri dalla fine, quindi in realtà neanche Sì, troppo, non anzi. si deve difendere da nessuno in questo momento, a 4 secondi di Esatto. margine. Che però In solido comunque quello con gomma intanto, rossa può. 1.16.5. Di solito Alle De Best, mentre 1.16.5. vediamo che ha un controllo Hertz, una gestione paurosa perché sta al Ma le 50%. De Best è una Al gara intera che momento, controlla e gestisce, esatto, al quindi. momento come lui, soltanto Asterix che sta al 60% Che e tra l'altro Mireizza al Asterix che sta attaccando 44%. Brunildo per la sesta posizione. Che E però Ale Miglion che è comunque già in tornato su per Kevin. pista. Ale Oh, Miglion, incredibile, errore di Kevin. Alemillion. Lungo Kevin. E Ale Miglion si prende la posizione davanti. Peugeot si prende la posizione su Raffi Milanista. Ma dovrebbe comunque Allen, altra penalità. Sì, rimanere secondo. Sempre di RS per Peugeot, tra l'altro. la gara in questo momento è un po' statica, c'è cioè due o tre posizioni che potrebbero cambiare poi alla fine gara, specie per la questione penalità, come detto prima. Brunillo, Le ricordiamo che ha penalità solo faranno 3 tutto. secondi di penalità, mentre ad esempio Gisbrin ne ha 9 e può esserci uno scambio, oppure anche se Asterix dovesse superare Brunillo in pista e arrivare sesto, comunque sarebbe settimo in griglia, se i distacchi dovessero rimanere questi. Raffi si è ripreso la posizione su Peugeot, secondo posto. Forse errore. Terzo NMKD settore Allen è ritiro. ritirato. Ritiro Ritiro in box, NMKD. ritiro in box. Vediamo anche in solito se sta andando Anche in in box per solito. ritirarsi. Eh sì, in solito aveva 21 secondi di penalità. Paio di ritiri ai box. Sì. Peccato perché mancavano pochi giri, Sì, forse potevano anche potevano finirla, a anche questo punto finirla. non costava nulla. Quattro giri si reggono alla fin dei conti. Per quanto difficile sia, Jadesbrim ha passato Peugeot? Peugeot ha avuto. È successo qualcosa a Peugeot? È successo Peugeot è qualcosa a Peugeot? quinto? Peugeot si è girato. Ecco allora uno dei problemi. Peugeot si è girato. Tra l'altro bandiera gialla e insolito. No, No, vabbè, body insolito. è andato in solid. Peugeot si è girato allora. Errore per Peugeot. Ecco perché si è ritrovato in quinta posizione. Forse contatto proprio nel momento in cui ha passato Raffi Milanista. Però non mi Il sembra box in fosse solid così. intanto è una posizione pericolosissima per gli altri. Ma in teoria dovrebbe ritirarsi da breve. Non dovrebbe neanche uscire a volte. Però non dovrebbe creare troppi problemi. Attenzione perché a questo punto è Vosek secondo, ma riportiamo con le penalità può cambiare ancora tutto. Asterix si guadagna la stessa posizione su Brunillo. Tanto Comunque ottima Kevin gara con di Asterix. GST Prince passa, prende l'esterno e poi l'interno. Kevin viene sorpassato per l'ennesima volta nello stesso modo come è successo con Ale Million. Però Prince ne ha di più adesso e sarebbe ipoteticamente ottavo. Tutti e due Andre Zaks a meno di un secondo, che tra l'altro può ancora tentare un sorpasso per ancora tornare in zona punti perché Prince ha preso altri 3 secondi. Kevin sbaglia ancora però, Kevin sbaglia ancora, va un po' largo e a livello di penalità Andrezex in realtà è sopra Kevin, quindi sarebbe matematicamente decimo in questo momento Andrezex. Quindi il punto c'è, Kevin invece dovrebbe accelerare se vuole almeno conquistare il punto della gloria in questi ultimi due giri. Vediamo se DRS Brunillo guadagnerà tanto su Asterix, però non mi sembra che stia usando l'Hers, ma anche perché non ne ha molto. Si prende tutta la scia in curva 1, rimane dietro, però attenzione all'hotspot di sorpasso in curva 4 e 5, mentre Zac si Andrezex, prende la eccolo il posizione sorpasso su su Kevin. Kevin. Sì. Grande rimonta di Andrezex in questo momento con una gara sofferta. Brunillo Ma in rimane lì. combio ovviamente anche a Jadesbrim, che è sicuramente il pilota del giorno in Bandiera questo momento. gialla, Mireizzo, si è girato? Sì, andando nei Sì, box, forse il Mireille su tiro anche per box. Vediamo se Mireizzo. si ritira.
Non penso, Vediamo. forse. Ritiro No, no. no. Cambio di Vuole ala. forse. Vuole tentare il giro veloce, Jade forse. penalità, Jade penalità. Jade, un'altra penalità, va a 12 secondi. Pesantissimo. Questo quarto posto potrebbe diventare drammaticamente un settimo. Red Devest sta facendo un altro sport, ma Raffi ancora una volta con un'altra gara Pulita. super pulita, senza Sì. penalità, senza Beh, errori. ricordiamo comunque che Obersaiere in questo momento, essendo ritirata al posto di Simo James Hunt, Raffi Milanista senza penalità, secondo, se non dovesse succedere qualsiasi cosa incredibilmente negativa, arriverebbe primo, perché sta a 73 punti momentaneamente, con James Hunt 89, quindi Famo più 18 lo passa agevolmente, ecco, anzi arriva a 91 punti giusto giusto. Sì, esatto. Ancora qua lotta. Brunillo continua ad avere il DRS di Asterix, ma non riesce ad attaccarlo. Un problema classico qua in Messico quando ti ritrovi dietro qualcuno. Ago crash perché sono 10:30 probabilmente. Beh, sono, diciamo, l'orario classico. Siamo E abituati anche ormai a Surma lo queste. segue, è andato a mangiare. Asterix, Brunillo. Asterix ha scodato un pochino all'uscita di curva 7. Quindi Brunillo può Asterix non guadagnare riesce qualcosa, più a però. tenere forse le gomme. No, però Però sto giro di buono rossa. settore centrale però di Asterix. Buono settore centrale che porta Brunillo quasi fuori dal DRS, mentre Wozzeck molto vicino a Raffi Milanista per quello che sarebbe l'ultimo giro, che inizia adesso. Quindi attenzione anche a Wozzeck, che però ha penalità, quindi forse non ha anche questo Comunque interesse di Raffi attaccare Raffi Milanista Milanista. riesce a scendere sui 4 secondi in questo momento, peccato che soltanto adesso è riuscito a dare lo strappo rispetto alle gialle di Adebest, e Wozzeck è ritornato terzo, e Wozzeck è ritornato terzo, vediamo che Wozzeck durante il secondo pit era sceso incredibilmente giù. Tanto anche buona la posizione dietro di lui, vedo Mireizio che tanto doppiato. Buona la posizione di Jade che partiva Ed praticamente ultimo. eccolo. Oh, e Wojciech tenta il sorpasso qui, ma Si fa vedere, no? Si fa più che altro si vedere. fa Pierpaes vedere. Vanning dietro, tra l'altro, come lotta da scuderie. Si divertono così, giustamente. Pierpaes si prende anche la posizione su Vanning. Pierpaes che il tentativo di rimonta l'ha fatto, si trova nella sua diciamo, posizione che gli fa onore, visto che è partito 20esimo, ma non è riuscito a risalire più di così. Sì, infatti, purtroppo è andata così quest'oggi, però indubbiamente nella prossima gara sono convinto che ci farò vedere quello che saprà fare. Deve andare su Ale The Best che si ritrova con i fuochi d'artificio Perdi dello altri 3 secondi, stadio intanto. creato da Turkey. Ed eccoci Ma al The la vince Best, Ale The Best all'ultima curva. Arriva acclamato. finalmente Ale The Best. Vince il Gran Premio del Messico. Arriva secondo Raffi Milanista. Adesso attenzione penalità. Arriva Iwozek in terza posizione. Arriva Jace Brin che però anche lui è sotto investigazione per la penalità. Quarto Peug, quinto Jace Brin. Sta arrivando Brunillo, anche lui con penalità dietro ad Asterix. Vediamo un po', Brunillo infatti quinto, supera Jay Jade sesto, sesto. settimo Prince Prince, ottavo settimo, Asterix, scavalta Asterix e Alemillion Aluminium. Zax Zax decimo, decimo, Kevin arriva a dodicesimo, punti. Pierpaes tredicesimo dietro a Vanin, Kevin si tiene all'undicesima posizione, sta arrivando Stefano Shark direi, e Sì. poi arriverà anche Dogana come Mireizio nelle ultime ovviamente posizioni. doppiata, anche Dogana, quindi per loro in teoria già bandiera. Stefano Cerchi taglia adesso il traguardo, arriva sull'ultima curva. Gara molto complicata per Stefano Sciarchi quest'oggi, che purtroppo si deve Bravo accontentare di Dogana che questo 14esimo comunque non si è posto. mai ritirato. È stato praticamente un doppiato per un'intera gara, Sì, però ha resistito. Gara dura assolutamente. proprio. Dogana è l'uomo sport, diciamo, in questo momento. Grande spirito di squadra. Jace Brin, ovviamente, il giorno, perché partendo 19esimo è arrivato lì davanti, è riuscito a fare comunque punti nonostante la disastrosa permanenza in pista durante la sprint. Ed ecco qui, vediamo i piloti che festeggiano. Fare The Best della sua prima vittoria stagionale e i suoi anche primi punti a questo E punto, perché era finalmente zero. una bella Si fa gara di Formula 2 al The pulita. Best, quindi si prende sprint race, pole position e primo posto, fa all-in. Non È il l'ha primo presa la pilota a fare sprint. all-in, mi sa. Non l'ha presa la sprint? È arrivato La secondo. sprinta Perde secondo, presa vero Peugeot. Peoghi? Ha preso Peoghi, quindi il triplete non riesce a farlo, però comunque gara Però encomiabile. fa il punto
punto della pole normale, la finisce qualifica, sì. i 2 punti del secondo posto nella sprint qualifying e 25 punti della gara, quindi comunque fa 28 punti in una gara. 28 punti in una gara che in teoria lo fanno andare già decimo. Eh sì, Sì, potrebbe andare già gran decimo. recupero. Finalmente, Gara sì, Ale, cioè avevamo, era gara che lo si aspettava questa sapevamo prestazione. che Ale aveva un passo veramente eccezionale e ne siamo convinti che possa essere uno dei protagonisti. Doveva solo abituarsi. Doveva solo No, mi insulti in abituarsi. chat, Alessio, No, basta, ricoppi gli assetti. bannato. Allora invitiamo i nostri vincitori in party, quindi Ale the Best, I was Raffi. Jack Sì. e Raffi. Che gara, finalmente una gara pulita, lo ripeto, abbiamo avuto 5 round nella quale la safety car è sempre fatta da protagonista. Oggi una safety car ci può stare, comunque in Messico non è facile non sbagliare, soprattutto con un settore centrale così tecnico. Certo, Però vero. direi che abbiamo avuto 4 ritiri, ma su 4 ritiri 3 direi ai box, perché sia Sunomat che in Solid. Sì, Mi sembra vabbè, in fosse. solito è box, sì. Sì, Sunomat stessa cosa, quindi 3 ritiri ai box che non sarebbero onesti, ma alla Dovuti fine avvenire, ma. solo bersaglieri, quindi è stato effettivamente un ritirato della gara, più altre sbinnate, ma che non hanno portato al ritiro. Quindi buono da questo punto di vista. Buonasera Alessio, buonasera Jack. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera, buonasera. E Ciao dovrebbe ragazzi. arrivare anche Raffi, credo, se non... In teoria. Ed Ok, eccolo qui. eccolo qua, Ok, c'è anche Raffi. Raffi. Oggi stasera Penso tutti e che tre, questa sia finalmente. prima volta che abbiamo tutti e tre i ragazzi del podio in telecronaca, Allora in intervista. iniziamo. Con Ma in qualsiasi I was mi Jack. sa categoria, quindi prego. Andiamo dai Con was I was Jack. Jack, iniziamo con I was Jack. Allora, gara al perlomeno particolare, possiamo dire, è stato un po' un up and down dopo la partenza, durante le battaglie, un po' nei ruota ruota, eri un po' sceso intorno ai limiti della zona punti, intorno al nono, decimo posto, in battaglia anche col tuo compagno di squadra e un po' nella confusione delle prime parti di gara. Poi piano piano, con comunque il passo buono e il riuscire a tenersi un pochino più fuori dai guai, alla fine comunque il podio è finalmente arrivato. Parlaci un po' della gara. Sì, e allora io in realtà mi sentivo piuttosto bene. Per tutto il Gran Premio mi sono sentito piuttosto bene e Sì, proprio anche a ma livello di passo. non era tanto No, 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 un no, no, non avere certo. passo, roba del genere, ma la confusione, Sì, insomma, le infatti mi è battaglie. capitato, io sono sempre stato praticamente dietro Raffi per quasi tutto il Gran Premio. Poi c'è stato quel momento in cui, che dici te. Che effettivamente è così, è quando c'è stata la safety car, dopo si è rientrato in pista, lui è riuscito subito a sbarazzarsi di Jade, mi pare, e Kevin. Io ci ho messo tanto, tanto, tanto tempo e ho preso da lui ben 7 secondi, mi pare, in quei 5-6 giri che sono rimasto lì dietro e non riuscivo a passare Jade, a passare Kevin. Poi ce l'ho fatta, Kevin non l'ho neanche superato perché è andato ai box. E con strada libera, secondo me ne avevo. Non so se poi stesse conservando le ERS o facendo gestione, perché comunque Ale era avantissimo. Ma secondo me ne avevo anche un filino di più di Raffi. Infatti, sono arrivato attaccato alla fine. Ma credo comunque che stesse gestendo, perché a parte me dietro, che peraltro avevo la penalità e lui no, Ale era veramente avantissimo. Quindi ci sta anche che magari non spingesse al massimo. E detto questo, sono felice dopo l'ultimo Gran Premio negli Stati Uniti, che ho condotto la gara praticamente per 26 giri su 28 e poi con la safety car ho sbagliato strategia, l'ho sbinnata e ho sbattuto e mi sono ritirato. Ci voleva, dai. Eh sì, dai, è un buon modo di riprendersi Sì. dopo una gara difficile. Diciamo che questo podio ti aiuta anche un po' a livello di punti, perché nonostante la velocità che comunque hai sempre mostrato, questa prima parte di campionato è stata un po' povera di risultati, ma siamo soltanto alla sesta gara, c'è tutto il tempo del mondo per riprendersi, con la mancanza oggi di James Hunt si è guadagnato anche qualche punto rispetto
all'ex leader della classifica, perché quest'oggi il leader della classifica, lo scettro di primo in classifica dell'F2 è cambiato, ma comunque la classifica, per quanto non si sia accorciata, perché comunque Raffi, andando in prima posizione, comunque ha Sì, allungato ha di fatto comunque più qualcosa, punti di noi, esatto. esatto, Sì. rimane il fatto che comunque si accorcia leggermente a livello rispetto a James Hunt, ma comunque non si perde troppo da Raffi, comunque No, esatto. siamo solo alla Sì, io sesta gara, le purtroppo piste sono... sono stato abbastanza felice di come è andato il campionato fino adesso, ho fatto anche secondo a Singapore, e che è una pista dove mi trovo molto bene, infatti non pensavo di fare assolutamente podio qui in Messico, mentre in Brasile, che mi sembra sia la prossima, mi trovo abbastanza bene. E purtroppo ho perso una svalangata di punti nell'ultimo Gran Premio, che mettiamo che ero È primo anche un quando sono stati... po'... Sì, sono stato veramente primo tutta la gara insieme a Bombardiere, insieme, non so, non mi ricordo. Sì, o Bersagliere, forse. Bersagliere, esatto. Bersagliere. E almeno dai, metti caso fossi arrivato terzo, avrei fatto 18 punti e comunque sommati i 16 di oggi, perché adesso sono arrivato terzo nella sprint race, quindi dovrei avere un punto in più, mi pare. Sì. Quindi... E comunque anche con, diciamo, forse anche un po' pagata la partenza della Russia con l'errore nella Esattamente, partenza, diciamo, il primo Gran Premio. sono tutti piccoli Esattamente. errori, Non ma me la che ricordavo. Quello effettivamente. c'è tutto il tempo del mondo. Siamo alla sesta Sì, gara, di sì, sì. gare quest'anno ce ne sono una valangata, quindi ogni punto è fondamentale. Sì. Poi sentivo anche che dicevate in live quella cosa su Ale del volante, che è più semplice trovare la quadra nel giro secco in qualifica. Io infatti in qualifica sono sempre lì davanti, poi in gara molte volte, e i contatti, e magari non sono freddo in determinate situazioni, e magari ho paura di danneggiare me e gli altri nei sorpassi, e purtroppo in gara perdo tanto, però dai, Che poi tra sono l'altro così. è stata prontamente smentita la questione del trovare il giro secco è più Ma semplice, perché poi Ale ha io fatto una invece gara faccio sì, è stato impressionante bravissimo, oggi. vero. Sì. Ne parleremo dopo Dominata, con lui, sì. però comunque rimane il fatto che il volante è un pelino più... Non mi viene la parola in italiano, lo dico in inglese, anche che sembra che voglio fare il fenomeno con l'inglese, è un pochino più challenging trovare la quadra col volante rispetto che col pad, Assolutamente. però quando si riesce a trovare la quadra col volante, soprattutto con la conformazione del gioco di quest'anno, si fa una differenza impressionante, e oggi si è Soprattutto nei visto. circuiti con Come curve, io mi trovo molto meglio. Messico. Esatto. Siccome soprattutto il terzo settore di Messico. Infatti io vado bene a Singapore, vado Esatto. bene in quei settori così, poi Monza, per esempio, non so, cioè vado lento. Quindi Ecco, Monza è una pista nella quale l'importante guarda, è sì. sfruttare bene le frenate, avere un assetto scarico e affrontare bene le chicane. Quindi lì non ci vuole tanta guida, ci vuole molta precisione, ma non troppa guida. Non è una pista guidata, quindi è una pista che anche col pad si riesce a fare molto bene. Io, se Questa qui possibile, invece volevo soprattutto... fare una domanda invece come feedback, dato che oggi, insomma, è stata la prima esperienza di sprint race per voi della Sì. F2. Volevo sapere qualche feedback, Eh se sì. cosa ne pensate, com'è Esatto. stato. E a me personalmente è piaciuto, e sia la gara di 5 giri, che può succedere quasi. Comunque, ho visto che almeno personalmente la sprint race è stata molto, molto simile Alla alla gara gara vera. normale, sì, anche a livello di passo, mentre mi ha impressionato un po' Ale, perché la sprint race io sono arrivato davanti, ma poi ho avuto i 2 secondi, e quindi Peughi e Ale mi hanno superato, e mi sembrava un pochino più in difficoltà, invece poi In nella gara gara si è normale fatto ci ha vedere dato poi il la suo palla a passo. tutti. Comunque a me non mi è dispiaciuto, sinceramente. Ok. Forse Grazie perché mille, sono stato grazie fuori dai guai, magari se mille. uno era in mezzo Chiaro, al gli chiediamo gruppone, la non lo Zac se so. la pensa in modo diverso, Esatto, forse. chiaramente. Ok. E comunque, dai, alla fine qualche bel punticino è stato fatto. Comunque, il campionato è lungo, però guadagni un po' di punti su Kevin sicuramente, e anche su Stefano Stefano Shark Shark, esatto. e Anche su su Vanning. Vaning, Quindi sì. una gara che comunque Così fa dai brodo, frutti. fa molto brodo, diciamo.
dà i suoi frutti questo risultato. benissimo. Quindi, Quindi come direi, Reggio, detto, se non hai altre praticamente, domande, praticamente va per Brasile. la domanda solita la risposta già, Sì, perché ha detto che in Brasile si trova bene, esatto. quindi ha anticipato la domanda praticamente. Quindi Esattamente. ti ringraziamo, se non abbiamo altro Grazie, da ragazzi. No, chiedere. no, io direi di No, no. direi di no. Possiamo passare E a... ci Grazie a Greve che rivediamo mi pronti supporta carichi. sempre. Esatto. Grande, Jack. E ci vediamo. Fan numero uno. Ci vediamo pronti e carichi in Brasile, allora. Al paddock. Yes. Perfetto. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Grazie mille, grazie mille. Ok, passiamo a Raffi. Allora, sì, introduciamo Raffi Pianetti, che è la prima Il volta nuovo leader della che. classifica. Sì, è la prima volta che arriva, se non sbaglio, quinta della cronaca, forse? No, seconda intervista che fa. Seconda Se non intervista che sbaglio, fa, sì. Sì. anche un'altra volta era stata intervista. Mi ricordo che una volta è riuscito ad entrare in intervista. Giusto? Vediamo un po' se. È presente? Raffi C'ho Pianetta, corso? sei. Ok, perfetto. Ciao, ciao, ciao. Ok, Ok, eccolo. perfetto. Ok, Benvenuto, Raffi. perfetto. Abbiamo qui il nuovo leader della classifica, che quindi qui in Messico mette la freccia, supera il assente quest'oggi, James Hunt, ma non per questo i meriti di questa prima posizione in classifica sono diminuiti, perché per adesso è stato il vero avversario di James Hunt, quindi non è assolutamente l'assenza di James Hunt che regala il primo posto a Raffi, No, perché no, per ora se assolutamente. lo sta portando avanti a risultati. E anche oggi un secondo posto che secondo me è il risultato probabilmente migliore che si potevi raggiungere. Penso che oggi Ale fosse abbastanza imprendibile in gara. Sì, ciao a tutti. Innanzitutto complimenti ad un grandissimo Ale e anche ad un grandissimo Jack. Sì, certamente Ale ormai conosciamo tutti, penso, le sue qualità e abilità e quindi era veramente imprendibile oggi. È stata una gara molto bella, piena di sorpassi e sono molto contento per questo secondo posto, anche se non mi faccio illusioni perché so già che quando tornerà James Hunt tornerà a martellare di brutto, quindi peccato che oggi non ci sia stato perché sarebbe stato bello comunque averlo, però lo aspettiamo tutti per settimana prossima. Assolutamente. Comunque, non per questo il tuo risultato perde di valore, perché comunque hai fatto una super gara. Hai fatto vedere una volta in più quanto la pulizia paghi, perché oggi stare fuori dai guai, non fare errori, come sempre ha pagato veramente tanto. Zero penalità, arrivi al traguardo pulito, senza errori, e ti porti a casa 18 punti fondamentali, che oltre che portarti in testa alla classifica, comunque ti aiutano anche ad allungare ancora di più sugli altri inseguitori, e rende forse ancora più una questione a due per ora, perché siamo solo alla sesta gara. Ma Assolutamente. diciamo che in questa prima parte di campionato i mattatori di questa categoria sembrate voi due, e James Hunt forse con la velocità pura, tu più con l'intelligenza, la strategia e la costanza, ma alla fine ci vuole tutto, ci vuole sia la Sì, ci velocità che vuole la un bel mix costanza. sicuramente di costanza, pulizia e velocità, Esatto, certamente, molto ma in importante. un campionato così lungo la costanza paga, quindi anche ogni tanto a portare a casa il risultato, magari non rischiare quel qualcosina in più per portare a casa dei punti, può ogni tanto non rischiare i 25 per prenderne 18 è una cosa intelligente. Beh sì, E certamente. per ora Certamente sembra. la cosa fondamentale è andare a punti, quella è la cosa più importante. Esatto. Poi come va a finire, va a finire. E poi Importante è passare una bella serata insieme e far divertire i nostri spettatori. Oh, Oh, bene, bene. bravo. Bello, 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 che ci seguono sempre, super Accaniti. appassionati, la nostra community che si sta allargando sempre di più ed è sempre più stretta intorno a questi piloti anche. Siamo contenti di questo.
La tua gara è stata molto pulita, molto lineare, hai fatto i sorpassi quando c'era da farne, hai gestito quando c'era da gestire, hai spinto nel finale con gomma nuova che ti ha aiutato a stare lontano dagli altri davanti, dagli altri dietro, ad avvicinarti anche un po' ad area negli ultimi giri, ma No, non ce n'era assolutamente. Negli ultimi giri, purtroppo non anzi, ce n'era. le mie gomme erano morte, tanto che poi Jack mi ha raggiunto e erano veramente morte. Ho cercato una via di mezzo tra gestione e spingere, è andata bene, dai. Peccato ancora una volta per Ale, che fino a metà gara stava facendo una bellissima gara con gomma hard, veramente, e faticava a superarlo nonostante avesse gomme più surate delle mie, perché io in quel momento avevo messo media fresca. Però sono punti importanti anche per i costruttori e penso che lì possiamo ambire a qualcosa rispetto al campionato piloti. Se riesce a trovare quella costanza in più, penso che ce la possiamo battagliare. Esatto, sì, anche Allen a livello di velocità pura, forse in qualifica addirittura meglio di James Hunt, perché gli abbiamo visto fare delle cose incredibili in qualifica. Se riuscisse a trovare quella costanza in gara, avreste un grande Dream Team, assolutamente, senza dubbio. Comunque, leadership della classifica presa, adesso occhi al Brasile, vista se qualche... Che sensazioni ti dà il Brasile? L'hai già provata oppure sarà un'incognita che dovrai vedere questa settimana, insomma? Beh, diciamo che rispetto al Messico è una pista che mi piace di più. L'ho provata sui giochi precedenti, su quest'anno non l'ho provata ancora e vediamo come andiamo. L'importante è fare bene comunque. Però sicuramente è una pista che rispetto al Messico mi piace di più. Molto scorrevole, quindi Sì, una bella vediamo di pista, una fare bella bene. pista. Perfetto. E se non avete No, no, domande, no, hai detto Red tutto. No, era. io ho una domanda perché mi interessa sapere del feedback riguardo la sprint, se hai qualcosa da dire o se è andata bene anche tutto per te. Sì, sicuramente è un format molto interessante che dà l'opportunità anche a quei piloti che diciamo non sono ai massimi livelli, è un'opportunità anche per loro per fare bene, per posizionarsi per la gara ufficiale in buone posizioni. Sicuramente è un'opportunità soprattutto per loro, un'opportunità in più, ecco. Quindi già il fatto che sia un'opportunità in più, già questo è bello. Perfetto, perfetto, bene, bene. Sono contento di questo, Allora, quindi grazie mille. ringraziamo Grazie, Raffi grazie, buona serata. e passiamo Buona al serata. vincitore di oggi. vincitore che riesce a redimersi finalmente dopo le prime 5 gare perlomeno discutibili e Perlomeno alle the schifose. best. No, dai, cerchiamo di mantenere di ambientamento con il volante. Buonasera Ale. Buonasera Oggi, Ale, benvenuto finalmente. ciao a tutti. Questa sera, che dire? Pole position, secondo posto nella sprint senza rischiare troppo, e poi gara con un passo martellante facendo 15 giri su rossa, tutti su un passo incredibile. E poi gestione della gara con gomma gialla che ti porta fino in fondo, con una strategia ad una sosta rossa-gialla, quindi facendo sfruttare anche la qualità del volante che aiuta a conservare le gomme meglio. Insomma, meglio di Io così potevi fare sono. solo vittoria nella sprint pure giro veloce, poi eravamo a posto, avevi fatto l'unplan, alzavamo le mani e ce ne andavamo via. Però Sì. sta gara assolutamente super positiva. No, Finalmente anche. sono felice di aver trovato finalmente una confidenza con il volante. Era questione di un po' di gare per ambientarsi. Finalmente è arrivato anche un buon risultato. Un sprint che a mio avviso era completamente diverso dalla gara. Cioè, in sprint sembrava non avessi passo proprio per niente. E poi in Sì, infatti gara, avevamo notato. boh, non so cosa sia cambiato. Il l'assetto era il medesimo, Identico. era il mio stesso identico, però ho un notevole passo in più. Forse un po' la condizione della pista era diversa, non Può so. essere anche sicuramente. Sono riuscito a trovare anche un buon assetto e forse ho preferito optare per un assetto un po' più stabile, quindi
cercando di non perderla nell'arco dei 36 giri, perché già. Magari esatto, meno assetto da velocità pura, ma più da passo, Sì, diciamo. perché non era il caso di buttare via un'altra gara. Step by step sono riuscito a prendere sempre un po' più di confidenza e a portarmi a casa un primo posto finalmente in Messico. Beh, diciamo che la coronazione giusta Finalmente. di queste, sì, di questi impegni, finalmente di questo sforzo che hai passato, sappiamo già che effettivamente tu sei un pilota delle grandi qualità, delle grandi doti, e dovevi semplicemente trovare il tuo tempo per ambientarti in gara. Infatti, abbiamo notato come tu ti stai distaccando già subito dai primi giri, poi quella safety car poteva causarti qualche problema, ma sei riuscito a tenere la situazione sotto controllo, allungando ancora ed evitando tutto il traffico che poteva magari causarti qualche danno. C'è stato infatti un po' di paura particolare quando Mireizio, che stava di fronte a te, si è girato dopo curva 3. Abbiamo Mamma visto mia, proprio la io ho tua perso macchina. penso 10 millimetri della mia vita. Ale, non fare come Beck. Ti stavo sentendo che Sì, stai per partire, Ale. sono uno Io dei ho fatto momenti capire che più sei tesi vero, che... veramente ho perso 10 anni della mia vita. Lì Ritorno, può io lì essere. ti avevo visto già Massimo, piantato contro ragazzi. Raf, contro Mireizio, contro la sua ruota. Vedevo già un'esplosione nucleare con tutti e due fuori. Fortuna ero abbastanza distante. Per grazia divina si è spostato in tempo sia lui che tu, quindi Fortuna era abbastanza distante da aver visto prima che aveva perso aderenza e quindi era diventare quel tanto che basta per sfilarlo all'interno, alla sua senza sigla. morirci insieme, dai, Sì, per buono, fortuna, buono. perché altrimenti se, cioè, Altrimenti una gara bellissima era un'altra gara rovinata. volata, sì, esatto. Esatto, sarebbe stato il massimo. Bellissima comunque come gara, veramente. Sono passato a essere primo a dover superare tutti quanti per colpa appunto della safety car, anche perché tutti avevano molte mescole diverse, quindi certi che andavano in box, certi invece che restavano in pista. Ho dovuto superarli tutti quanti, mi sono molto molto divertito. Anche la speed race è stata un'ottima gara. Con quelli che ho battagliato abbastanza corretti, non so nelle retrovie, ma credo che non sia andata malissimo. No, non è andato assolutamente male, c'è stato soltanto un ritiro per delle casualty, diciamo, in pista, ma il resto è andato veramente bene. Gara fantastica, direi anche sia l'occhio con la sua parte oggi c'è stata. Sì, davvero contenti. Tu poi sei stato spettacolare a modo tuo, hai trovato un passo fantastico, quindi sì, ci siamo gustati davvero un'ottima sia sprint race che una 50% fantastica, direi quest'oggi. Sì, al 15° giro dove è venuta fuori la safety car. Non Sì, solo so, quello è stato, sì. no, non so, non sapevo neanche io cosa fare, cioè, non so neanche se la mia scelta alla fine sia stata la migliore o se dovevo andare per le due soste anch'io. Non lo so, sta di fatto che ero il primo e ho voluto continuare perché essendo il primo non puoi neanche vedere cosa fanno gli altri. Infatti, noi dalla telecronaca pensavamo adesso può entrare, vediamo se ci riesce in quel millisecondo di, diciamo, di interesse a entrare. Invece abbiamo visto che è continuato per un bel po'. All'inizio eravamo dubbiosi riguardo la tua scelta, però alla fine sei arrivato comunque, il tuo passo ti ha Comunque, aiutato. esatto, è comunque la mia frase che avevo detto, che la strategia che sembra più sbagliata alla fine si è sempre dimostrata quella migliore. È una Detto conferma. fatto, detto Sì, però senza fatto. la safety car non credo proprio sarei riuscito ad arrivare probabilmente al 15° giro con la gialla, perché io alla gialla alla fine l'ho portata, mi pare, al 60%, 20 giri avevo 60% e la rossa intorno al 50% al 15° giro con la safety car. Quindi vuol dire che probabilmente senza safety car al 12° giro ero più o meno al 50% e lì sarebbe stata dura poi finire la gara. La gialla, probabilmente avrei Sì. votato la bianca, ma non lo so come andava la bianca, sinceramente, oggi. Orrenda la bianca, Beh, secondo il Allen, mio ai punto di primi giri vista. con pista fredda, Esatto, ancora con la bianca infatti stavo andava per in dire, 1,20 però.
per me orrenda, però Allen ci andava forte, quindi non so dirti, non ti so Sì, dire è sinceramente. particolare, è particolare. Non lo so, comunque sono contento che sia finita così, insomma. Ci mancherebbe. Bene, bene. E a questo punto, prossima gara Brasile. Come ti trovi in Brasile Brasile? che ho presente come sia con il pad, ma col volante non ci ho praticamente mai girato. Non sono, cioè devo girarci per essere a conoscenza un po' di come usare il volante, devo farci un po' di allenamento. Credo comunque che sia che io vado meglio in Messico che in Brasile. Però adesso vedremo, dai, con un po' di allenamento, magari con un buon assetto, se riesco a farmi un assetto come oggi, ma può essere anche quella una bella pista. Cioè, col pad almeno andavo meglio in Brasile, però Vedremo. secondo me col volante sarà il contrario. Vedremo, vedremo. Avremo tempo di capirlo durante questa settimana. Comunque, ti facciamo nuovamente i complimenti e ti ringraziamo. Grazie Il a voi. Complimenti, bravo, feedback bravo, finalmente. esatto, sulla sui feedback sulla sprint sprint race. race. Faccio una domanda in particolare perché sei arrivato primo. Se hai, diciamo, pensato a delle differenze sulla sprint race da 5 giri o sul 25%, se cambierebbe qualcosa in modo particolare, va bene così. Ma io sono dell'idea che, cioè, a me ad esempio le gare più corte non piacciono, cioè 5 giri secondo me sono troppo pochi, però sono consapevole del fatto che è molto molto difficile farla, fare una 25% e poi una 50%, Sì, è pesante. quindi è giusto così, è stata bellissima anche la 5 giri oggi, nulla da dire, molto molto entusiasmante, molto bella. Quindi se bisogna andare per questa strada, andiamo per questa strada, perché è qualcosa di diverso, ma che sembra che piaccia. Perfetto. Grazie mille, Ale. Bene, Sono bene. davvero utili questi feedback. Speriamo che anche i vari spettatori possano darci un giorno le loro impressioni al riguardo, essendo una nuova modalità anche visiva per voi rispetto all'anno scorso. Direi, vediamo se Red, tu hai qualcosa da dire? Direi di no, faccio solo i complimenti ad Alessio, direi finalmente è arrivata anche questa vittoria, questi punti che non sembravano voler mai arrivare. Bravo, hai preso la confidenza con il volante, ma secondo me si può ancora Sì, migliorare e si punta Madonna, sempre più in sicuramente. alto. Sì, Sicuramente bravo. c'è da migliorare. Comunque, passare da fare 0 punti in 5 gare a A 28 farne 28 in una in gara, cioè, placate, una. placate un attimo, trova Xavi in Mezza F3. misura, trova una mezza misura. Perché non era proprio un problema di lentezza, era proprio un problema Sì, di vabbè, protocollo. era una battuta, però insomma. Bravo. Nel senso che Complimenti, se riesco a complimenti. Esatto, concludere la gara, la concludo anche bene, però il problema è concluderla. il problema è Effettivamente. arrivarci alla fine. Vabbè. Se non avete altre Ti domande. ringraziamo. E lasciamo la solita, quindi lasciamo la solita chiusura al buon Red. Sì, anche una bella gara, dai, in F2 finalmente abbiamo visto una gara fatta bene. Poche safety car, più spettacolo, pista del Messico che non ci ha deluso. Lasceremo la parola quindi domani alla F1, ai 20 piloti top di questa Adriatic, con la regia di Patrick, la telecronaca con Ciro, e anche alla Formula 3 giovedì con Kevin e Jade che ci daranno ancora spettacolo con la loro bella telecronaca. Che dire, ringrazio ancora una volta Filo e il Greve per avermi fatto compagnia anche questa serata, grazie a te due, Grazie a te, Eduardo. grazie a voi, grazie a voi. Vi ricordiamo anche di seguirci sui vari social, Facebook, Instagram, di entrare anche nel nostro Discord dove facciamo tante gare anche per i nuovi arrivati, proprio come la settimana scorsa con la Welcome Race a Imola per festeggiare anche l'uscita del circuito che è uscito non tanto tempo fa, un mesetto fa. Quindi vi ricordiamo alle 22 domani per il Gran Premio del Messico della Formula 1 con la regia di Patrick. Ringrazio ancora alle The Best, Raffi e Zach per essere entrati in telecronaca. Faccio ancora i complimenti a tutti i piloti dell'F2 e lascio la parola per domani ai 20 piloti top del nostro campionato. Buona serata a tutti. Buonasera. Buona serata.